Ok, allora buonasera a tutti. Io vi do il benvenuto a nome dell'UAR, che è l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che è un'associazione, che è l'associazione che ha organizzato e promosso la conferenza di questa sera. Infatti vedete i nostri banner dappertutto. Allora, prima di lasciarvi al relatore, che so che è la ragione per cui siete qui, spendo giusto due parole per dirvi chi siamo. L'UAR è un'associazione di promozione sociale, è su base nazionale, ci sono circoli attivi in tutta Italia. Però in realtà la storia racconta che è nata proprio qua a Padova, proprio 30 anni fa, quindi quest'anno festeggiamo i 30 anni. Cosa fa questa associazione? Beh, innanzitutto l'idea dell'associazione è quella di dare rappresentanza ai diritti civili e alla visione del mondo di tutti quei cittadini che non appartengono a nessuna religione, che in Italia sono tanti e che stanno diventando sempre di più. Come lo fa? Lo fa cercando di apportare all'affermazione del principio di laicità dello Stato e quindi supportando tutte quelle iniziative che secondo noi servono, diciamo, a portare ad avere in pratica, applicato nelle leggi del nostro Stato, il principio di pari opportunità di tutti i cittadini nei confronti delle istituzioni, senza distinzione di identità di genere, di orientamento sessuale, di visione filosofica e religiosa del mondo. E l'altra cosa che facciamo è quella di diffondere il pensiero razionale e anche di proporlo come mezzo privilegiato per osservare la realtà. Questa cosa qua la facciamo organizzando conferenze come quella di stasera e anche attraverso l'editoria, quindi attraverso il giornale dell'associazione che è l'Ateo e attraverso il progetto editoriale Nessun Dogma. Ok, allora questa sera avete qua una delle nostre conferenze e a quella di questa sera ci teniamo in modo particolare, fra le altre ragioni, perché l'occasione è il Darwin Day. Non so quanti di voi sanno che cos'è il Darwin Day, ma abbiamo chiesto a Giorgio Villella, che è stato segretario nazionale dell'UAR dal 99 al 2008 e che è tuttora una delle parti più attive dell'associazione, di raccontarci che cos'è il Darwin Day nel mondo, come è arrivato in Italia e che cos'è il Darwin Day oggi in Italia. Puoi usare il microfono. Nel 2002, quando ero segretario nazionale, mi è arrivata una mail in inglese di poche righe, in cui c'era scritto da una persona che non ho mai sentito nominare, era un inglese o un americano, un canadese, dice: nel mondo anglosassone si usa festeggiare la nascita di Darwin, che è il 12 febbraio, facendo un Darwin Day, perché non lo fate anche voi? Sì, io non ho trovato tracce di Darwin Day in Italia, forse qualcuno c'era stato, ma insomma quello che mi scriveva non ne sapeva niente e neanche io ne sapevo niente. L'idea mi è sembrata buona. Eravamo agli inizi dell'attività dell'UAR, quindi non sapevo in che sala fare, come si faceva a ottenere una sala, come si faceva a propagandarla, dove trovare chi facesse le relazioni. E quindi abbiamo lavorato un pochettino. Il primo anno, nel 2003, abbiamo fatto 3 Darwin Day, dopo l'anno dopo mi sembra 12, e siamo arrivati a farne 35 in un anno, qualche anno, un anno, due fa, insomma 35. E adesso facciamo ogni anno il Darwin Day. L'abbiamo chiamato Darwin Day, una giornata per la scienza, perché naturalmente non è che ci interessa particolarmente la teoria di Darwin, ci interessa molto, ma tutto il pensiero scientifico, il progresso della scienza ci interessa. Tra i nostri, come si chiamano? C'è Margherita Hack, per esempio, che era una nostra presidente onoraria, e altri scienziati molto noti, Dino Mainardi, ma insomma tanti, e abbiamo così organizzato questi Darwin Day. E basta, io direi che non ho risposto a quella lettera perché non so scrivere in inglese, capisco bene quando leggo, parlo male ma riesco a farmi capire con i giornalisti, con chi mi intervistava, eccetera. Scriverlo avrei avuto bisogno del dizionario per ogni parola e quindi non gli ho neanche risposto, però i Darwin Day li abbiamo fatti e siamo finiti nel sito di Picaia, che è fatto dal professore, che allora non conoscevo naturalmente, e ci sono elencati anche lì, oltre che nel nostro sito, i Darwin Day. E adesso do la parola al professore, parlerà 3 quarti d'ora circa. Alla fine, se qualcuno vuol fare delle domande, porre delle questioni, lui risponderà. Se qualcuno è interessato all'UAR e vuol chiedere a me, posso dire qualcosa, ma parliamo di scienza e di darwinismo. E tra l'altro vorrei chiedere al professore perché si chiama sempre teoria di Darwin e non legge di Darwin. Mi sembra che sia più vera della
della teoria della legge di gravità universale, perché quella non vale nel microcosmo, quindi è più limitata. Invece questa qui ormai è una legge, insomma, viene usata da tutti gli scienziati che si occupano di questa materia. Un'ultima cosa, in fondo ci sono libri del professore, che è un grande divulgatore di darwinismo, e altri libri di scienza, se qualcuno vuole può andare laggiù e comprarlo. Allora, scusate, so che il nostro relatore di questa sera non ha bisogno di presentazioni perché è noto, ma se per qualcuno vuole sicuramente lo presento molto volentieri. È un filosofo della scienza, ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche proprio qua a Padova e si è occupato di evoluzione per tutta la sua carriera, a partire dal dottorato e il postdottorato al Museo Americano di Storia Naturale, e autore di tantissimi libri di divulgazione che vedrete là, e sicuramente sull'evoluzione, anche in particolare sull'evoluzione e la storia dell'uomo, e tra gli altri di Nati per Credere, insieme a Vittorio Girotto e Giorgio Vallortigara. Quindi un pochino di questa storia credo che ce la racconterà questa sera, e alla fine del suo intervento vi racconto anche di qualcosa che sta facendo adesso, che vale la pena assolutamente far pubblicità, e ecco a lei, chi sono i nemici di Darwin. Grazie, mi sentite bene? Buonasera a tutti, sì, mi avvicino un po', ecco qua. Grazie di questo invito da parte dell'UAR, grazie anche a Massimo che all'inizio, con il quale abbiamo iniziato a discutere di questa serata tempo fa, grazie a voi che siete qui, così tanti, in concorrenza con Sanremo, questa cosa mi fa un piacere enorme. E coraggiosi, non ho neanche portato immagini stasera, quindi dovrete accontentarvi di una chiacchierata più informale, che però vorrebbe essere poi una prolusione a un'introduzione, a un dialogo poi più interattivo tutti insieme. Io ci tenevo molto che questo mio intervento questa sera qui fosse anche un omaggio, lo dico subito, a un grandissimo studioso, un carissimo amico che è scomparso quasi un anno fa, che è Vittorio Girotto. Forse qualcuno di voi lo ha incontrato, lo ha conosciuto, insegnava all'UAV di Venezia, era un grande psicologo dello sviluppo, studioso di come si sviluppa il ragionamento nei bambini, negli esseri umani. E con Vittorio, insieme con Giorgio Vallortigara, abbiamo appunto lavorato insieme a questo libro Nati per Credere, che è uscito già diversi anni fa, e poi purtroppo Vittorio un anno fa ci ha lasciati. Ci manca moltissimo e ci tenevo molto, visto che quello di cui parlerò oggi è in realtà un aggiornamento dei lavori che avevamo cominciato con Vittorio, ci tenevo molto a dedicare a lui questa discussione. Gli amici del UAR mi hanno chiesto di parlare dei nemici di Darwin, e quindi si potrebbe parlare per giorni, settimane, mesi, perché Darwin di nemici ne ha tanti. Ne ha sempre avuti tanti, eterogenei tra di loro, ma coerenti nel negare risolutamente quello che diceva adesso Giorgio, cioè il fatto che la teoria dell'evoluzione viene chiamata così, quando in realtà è un grande programma di ricerca scientifico, che dà ragione di un'enorme quantità di fatti, cioè di evidenze empiriche. La selezione naturale non è una teoria, è appunto una legge. Noi filosofi della scienza abbiamo qualche dubbio nel definirla legge, perché una legge deve avere un grado di universalità tale che è difficile trovarne di tali nella scienza, però è una, diciamo, uno schema esplicativo di capacità vastissima, e quindi ormai è da considerare un fatto, non più una teoria e nemmeno un'ipotesi esplicativa. Alla luce di ciò però vorrei ragionare con voi proprio di questo, vorrei raccontarvi un po' come siamo andati avanti nelle ricerche che avevamo cominciato con Vittorio e con Giorgio Vallortigara con Nati per Credere. Nonostante ciò, o forse proprio a causa di questo, continuano a proliferare in giro per il mondo intellettuali, persone, filosofi, cialtroni su web, di tutto, che negano la realtà dell'evoluzione. Un esempio per tutti che mi viene in mente: se voi andate in una qualsiasi libreria adesso, qui a Padova o in qualsiasi altra parte d'Italia, troverete l'edizione italiana di un libro che è subito ovviamente diventato un bestseller in questo paese, l'ultimo libro di Tom Wolfe, l'avete letto, l'avete visto? Si intitola Il regno della parola. Tom Wolfe è un autore importante, è l'autore del Falò delle vanità, avete presente? È uno scrittore, giornalista, statunitense. È una penna formidabile, molto bravo, scrive molto bene, è una penna di orientamento conservatore ed è il fustigatore dei liberal americani, è quello che ha inventato il termine radical chic.
è quello che se la prende con il politically correct americano da diversi anni. Bene, Tom Wolfe, inopinatamente, perché io quando ho letto questo libro già in inglese sono rimasto stupefatto, dopo essersi dedicato a satira sociale, critica sociale, insomma i suoi temi prediletti, narrazione, fiction, romanzi e così via, ha deciso di scrivere un libro serio, e non è un libro di satira, è un libro serio, su come si è evoluto il linguaggio. Perché Tom Wolfe ha scoperto di avere una teoria evoluzionistica su come si è evoluto il linguaggio articolato umano, ed è una teoria antidarwiniana, nel senso che lui sostiene che Darwin non ha capito niente dell'evoluzione, non solo dell'evoluzione del linguaggio, ma che in generale la teoria evoluzionistica darwiniana, trovate scritta in questo libro, è equiparabile ai miti e alle favolette che ci insegnano da bambini. Questo mi ha ricordato una famosa affermazione di un ministro della pubblica istruzione italiano di qualche anno fa, per cui la teoria evoluzione è una favola, è una narrazione, e come tale va messa sullo stesso livello di tutti i miti delle origini. Non vi consiglio di leggerlo, però quando andate in libreria sfogliatelo, perché è divertentissimo, nel senso che Tom Wolfe inizia questo libro dicendo che smanettando su web ha incontrato un articolo che è uscito qualche anno fa, dove si diceva che non abbiamo ancora molti dati per capire come si è evoluto il linguaggio umano. Lui, leggendo questo articolo, si è ispirato e lui ci spiega come si è evoluto il linguaggio, dicendo peste e corna di Darwin e facendo di Darwin una caricatura storiograficamente inesistente, fantasiosa, proprio con dentro delle bufale storiografiche pazzesche. Naturalmente questo libro è diventato una fonte, cioè molti adesso lo citano e dicono: vedete, Tom Wolfe ci dimostra che Darwin aveva torto, vedete che è diventato il movimento antidarwiniano, si sta diffondendo sempre di più, e anche intellettuali come Tom Wolfe hanno capito questo. Io, di fronte a un libro come questo di Tom Wolfe, che mi è capitato di recensire sul Corriere della Sera qualche tempo fa, vi faccio due tipi di domande, sulle quali potremmo riflettere poi insieme dopo. La prima è: ma in che mondo viviamo per cui uno che di mestiere ha fatto il giornalista e l'autore di satira sociale si fa venire in mente l'idea di scrivere un libro sulla teoria dell'evoluzione darwiniana? Cioè, perché? Perché non è una cosa banale, non è una domanda banale. Significa che lui ritiene, benché non abbia mai fatto studi evoluzionistici, non sappia niente di biologia, non sappia la storia di Darwin, non conosca nulla di questo dibattito, ritiene di essere uno competente per poter scrivere un libro su Charles Darwin. Non esiste nulla di simile sulla meccanica quantistica, sulla teoria della relatività, però sulla teoria darwiniana sì. Anche Tom Wolfe si sente in diritto di scrivere un libro sulla teoria evoluzionistica. Questo, secondo me, ci dice qualcosa su quello che sta succedendo oggi, cioè noi oggi viviamo in un'epoca in cui, dominata dalla rete fondamentalmente, in cui abbiamo perso, stiamo perdendo il senso di una cosa che è sempre stata fondamentale nel dibattito scientifico, cioè le fonti, l'attendibilità delle fonti, l'autorevolezza di chi sta parlando e la competenza che tu devi avere per entrare in un dibattito scientifico. Tutto questo lo stiamo, secondo me, si sta sbiadendo, lo stiamo perdendo. E questa è la prima domanda che vi faccio: perché sta succedendo questo? La seconda è: che cosa porta una persona intelligente, perché sicuramente Tom Wolfe, già da come scrive, è una persona intelligente, a suo modo, poi dipende da come la usa ovviamente, però ce l'ha, a negare l'evidenza? Cioè proprio a scrivere cose false, che basterebbe avere la pazienza di andare in una biblioteca e consultare le fonti corrette per scoprire che sono delle bugie, che sono falsità. Che cosa porta uno a negare l'evidenza? Quando si usa il termine negazionismo, di solito si arrabbiano questi, perché il negazionismo si riferisce a cose molto molto più drammatiche, come negare la Shoah. Si usa però oggi anche per il riscaldamento climatico, no? I negazionisti del riscaldamento climatico, e ci sono anche i negazionisti dell'evoluzione, che sono tanti, che sono in aumento, perché questo ci dicono tutte le statistiche più attendibili che abbiamo, e questo negazionismo dell'evoluzione, del fatto dell'evoluzione, e questo è molto preoccupante, si sta diffondendo a macchia d'olio e sta diventando una sorta di collante dei fondamentalismi religiosi, nel senso che i fondamentalismi religiosi, e uso il plurale perché sono multireligiosi, naturalmente hanno origini culturali molto diverse, hanno però dei tratti in comune e si parlano su alcuni temi, e uno di quelli è la negazione
dell'evoluzione, del fatto dell'evoluzione è uno di questi temi. Quindi c'è una saldatura abbastanza preoccupante. Perché Vittorio Girotto e perché gli studi di Vittorio? Cosa c'entra tutto questo? Perché con Giorgio Valortigara, con diversi colleghi anche negli Stati Uniti, insomma, con un network internazionale, qui a Padova, tra l'altro, con un punto di riferimento, noi ci occupiamo un po' di questo tema. Che cosa porta a far sì che la teoria dell'evoluzione darwiniana sia un caso abbastanza unico nella scienza di teoria persistentemente negata e apertamente osteggiata? Nulla di simile, di veramente simile, esiste in campo scientifico. Naturalmente questa è una domanda che può avere tante risposte. Una è il fondamentalismo religioso stesso, ci tornerò dopo. L'altra, vero, d'accordo, che la teoria Darwin ci dà fastidio, e ci dà fastidio da un secolo e mezzo, perché riguarda noi, ci riguarda direttamente la nostra storia di Homo sapiens. È vero questo, però secondo me non è davvero la risposta alla domanda su questa ostilità, sulla tenacia dei nemici di Darwin. Perché in fondo anche scoprire che siamo il terzo pianeta di un sistema solare periferico, in un posto qualsiasi, di una galassia qualsiasi, di un ammasso qualsiasi di galassie, di un universo sperduto, sterminato, che ha 13 miliardi e mezzo di anni, che è quello che ci dicono i fisici, non è particolarmente consolante per la centralità della specie umana. Eppure non c'è tutto sto dibattito sulla cosmologia contemporanea. E invece su Darwin sì, continuamente. Quindi vuol dire che c'è qualcosa, secondo noi, nella teoria dell'evoluzione darwiniana che dà più fastidio che non qualsiasi altra teoria scientifica. E questo qualcosa potrebbe essere interessante, perché potrebbe dirci qualcosa su come funziona la mente umana. E così vengo subito al nocciolo di quello che volevo raccontarvi. Questo, peraltro, già Darwin, che era un ragazzo perspicace, l'aveva intuito. Perché, voi ricordate, L'origine delle specie è stata pubblicata il 24 di novembre del 1859, però poi è stato un cantiere aperto per 13 anni. Darwin ci ha lavorato per 13 anni, l'ha rimaneggiata, l'ha rivista, e se voi prendete l'ultima edizione, che è quella del 1872, 10 anni prima della morte di Darwin, è un libro decisamente diverso. Se volete essere maniaci, esiste un librone che si chiama Variorum dell'opera darwiniana, dove avete tutte l'origine delle specie frase per frase, con tutti i cambiamenti che Darwin ha fatto nelle 6 edizioni nel corso degli anni, e ha rimaneggiato quasi tutto, un po' perché era uno che non era proprio sempre sicuro delle sue idee, aveva un sacco di ripensamenti su molte cose, e poi soprattutto perché era uno che prendeva molto sul serio le obiezioni che gli venivano fatte. Questo Darwin è un esempio, no? Perché a volte addirittura lui anticipava le obiezioni che qualcuno le avrebbe potuto fare, e faceva l'avvocato del diavolo di se stesso. E nell'Origine delle specie spesso, se vi capita di rileggerla, lo vedrete, no? Dice, lui ha appena spiegato una cosa, poi dice, eh sì, però adesso sono sicuro che qualcuno dirà che... E si immagina l'obiezione e poi risponde da solo l'obiezione. Quindi si fa tutto un film mentalmente in cui si immagina l'avversario che lo critica e lui ribatte alle critiche. E nell'ultima edizione dell'Origine delle specie ci sono, se state attenti, lo notate, dei cambiamenti che lui ha introdotto proprio soltanto nell'ultima edizione, molto importanti, molto interessanti, perché riguardano esattamente la ricezione della sua teoria, perché ormai sono passati 13 anni da quando è uscita, un sacco di dibattiti pubblici si sono consumati e lui li ha seguiti tutti, anche se sapete che Darwin non ha mai partecipato a un solo dibattito pubblico sull'origine delle specie, mandava gli altri, mandava Huxley, mandava Hooker, mandava i suoi amici, poi però subito dopo gli scriveva una lettera e diceva raccontami cosa è successo, com'è andata, cosa è successo, cosa hai fatto, cosa ti hanno risposto. Quindi seguiva molto attentamente questi dibattiti. E dopo uno di questi, che avviene diversi anni dopo l'uscita dell'Origine delle specie, Huxley, che era un tipo pugnace, no, lo conoscete bene, l'inventore del termine agnosticismo, quindi dovete conoscerlo per forza qua, è appena tornato da un dibattito, Darwin subito gli scrive e dice com'è andata. E Huxley, come al solito, molto ottimista, gli scrive una lettera e dice Charles, li abbiamo sbaragliati, proprio, guarda, non c'è stata storia, non avevano argomenti questi, proprio io analiticamente li ho distrutti, li ho smontati, ho fatto vedere all'uditorio, l'uditorio alla fine
era estasiato dal fatto che chiaramente io avevo dalla mia parte le evidenze sperimentali e loro avevano soltanto mistificazioni e speculazioni metafisiche. È bellissima la risposta che a questo punto gli dà Darwin, no? Dice, questo è successo varie volte nelle corrispondenze tra Huxley e Darwin. Huxley sempre molto battagliero, convinto, Darwin molto prudente. E Darwin gli risponde, bene, bravo, però guarda che hai vinto una piccola battaglia, ma c'è da vincere una guerra, dice Darwin. Ed è una guerra che durerà generazioni. Questa è una lettera molto, molto bella da Darwin. Cioè, io non mi stupirei, scrive Darwin, se da qui a qualche generazione ci fosse ancora un dibattito sull'accettazione della mia teoria. E guardate che è una frase pazzesca, perché è esattamente così. Cioè, è proprio quello che succede. Siamo ancora qua, adesso non ho fatto il conto delle generazioni, però 5 o 6 sono passate e siamo ancora qua. Perché, gli spiega Darwin ad Huxley, tu adesso hai vinto una battaglia usando la ragione e la razionalità e sei convinto di avere persuaso quelli che avevi davanti. Ma poi dopo c'è il potere dell'immaginazione, c'è il potere dell'intuizione, del senso comune che vincerà e tornerà fuori e batterà quello della ragione. E quando Darwin usa il termine immaginazione, il termine che usava David Hume, perché Darwin era molto influenzato dall'empirismo scozzese di Hume, e l'immaginazione vuol dire la fantasticheria intuitiva, vuol dire la speculazione frutto dei tuoi modi facili di pensare. Vuol dire quello che noi oggi diciamo pensiero intuitivo, quello immediato, quello che ti fa reagire alle situazioni senza pensarci su. È che è molto importante, tra l'altro, adattativamente per il nostro cervello. È molto importante avere un pensiero intuitivo in certe situazioni dove non hai tempo per pensare, ma devi imparare a reagire distinto, no? E quindi Darwin dice che quello è il nostro nemico. Ed è un nemico molto profondo, perché è un nemico radicato dentro la testa di tutti. Non soltanto dei creazionisti o delle persone religiose. Ce l'abbiamo tutti dentro questo vincolo cognitivo che rende, dice Darwin, la mia teoria difficile. Sconveniente, scomoda. E nell'ultima edizione dell'Origine, stavo dicendo prima, lui lo ripete varie volte. E non so, fateci caso, se lo rileggete, lui aggiunge interi capitoli nell'ultima edizione, il sesto, metà del settimo, riscrive diversamente il quarto, che è quello sulla selezione naturale, e nel quarto, per esempio, aggiunge una cosa che io all'inizio non l'avevo notata, ma è geniale, se ci pensate bene. Lui ha appena spiegato come funziona la selezione naturale e si mette a fare degli esempi. E uno di questi esempi è l'occhio, dice l'evoluzione dell'occhio. L'occhio si è evoluto diverse volte nei metazoni degli animali perché c'è una pressione selettiva molto forte, dice Darwin. Adesso immaginatevi una pellicola, un sottile strato di cellule fotosensibili, immaginatevi che si ricurvano su se stesse, creano, insomma, si immagina tutta una situazione, peraltro in modo molto corretto, noi sappiamo che forse è proprio andata così. E così capite come si è evoluto l'occhio per selezione naturale. Punto. E così finiva nelle edizioni precedenti. Nella sesta si sente in dovere di aggiungere. Bene, io, cari lettori, io vi ho appena spiegato questa evoluzione dell'occhio, ma sono sicuro che voi non siete convinti. Perché, dice, nella vostra mente voi continuerete a pensare che l'occhio è come il telescopio, cioè un artefatto, perché continuerete a pensare che l'occhio è troppo complesso per essersi evoluto per selezione naturale. E nella vostra testa continuerete a pensare che l'occhio non è il frutto di un'evoluzione naturale, ma è un artefatto, come il telescopio. E io non vi biasimo per questo, dice Darwin, perché è naturale che voi pensiate così. E guarda che è geniale questo, perché aveva perfettamente ragione. Quello che Vittorio Girotto e Giorgio Vallortigara hanno scoperto è che è proprio così. Darwin lo dice così intuitivamente, non aveva le conoscenze neuroscientifiche per dirlo, però è esattamente così. Allora, e questa è un po' la tesi che volevo condividere con voi, i nemici di Darwin sono sì i creazionisti, d'accordo, però questo è abbastanza ovvio ed abbastanza banale. Dietro i creazionisti, e molto più ampiamente che non rispetto alla comunità dei creazionisti, i veri nemici di Darwin, il vero nemico di Darwin, adesso la butto lì in modo un po' provocatorio, è proprio la mente umana, è come funziona la mente umana. E vi faccio una serie, anche solo, adesso senza fare troppi esempi, però guardate anche la parabola storica dei nemici di Darwin. Al tempo di Darwin, alla metà dell'Ottocento, si chiamavano teologi naturali. E come guardavano il mondo i teologi naturali? Attraverso l'argomento del disegno di Tommaso d'Aquino, ma anche di Isaac Newton, volendo proprio essere
obiettivi fino in fondo, e cioè che osservando l'estrema complessità e perfezione e bellezza degli adattamenti che voi vedete in natura, voi state sostanzialmente osservando l'opera creativa di un designer intelligente, di un grande progettista intelligente. Quindi, studiando da naturalisti la bellezza degli adattamenti, state direttamente argomentando a favore dell'esistenza di Dio. L'argomento del disegno, che era quello di William Paley, il fondatore della teologia naturale, che aveva scritto questo libro molto bello nel 1802, che era il manuale sul quale Darwin aveva studiato all'università. Quindi chi voleva fare il naturalista al tempo di Darwin, prima dell'origine delle specie, studiava teologia naturale. E questo era ovvio, perché appunto studiare la natura, la biologia, le scienze naturali, diremmo noi oggi, era un modo per esprimere la propria devozione nei confronti del creatore di tutto ciò che ci circonda. Poi abbiamo avuto il creazionismo statunitense, d'accordo? Poi abbiamo avuto il creazionismo di nuova generazione, che si chiama Intelligent Design, no? Ne avrete sentito parlare, è un creazionismo diverso da quello biblico originario, ma gli argomenti dell'Intelligent Design sono esattamente gli stessi della teologia naturale. Le strutture adattative sono troppo complesse per essere spiegate per selezione naturale. Se voi leggete tutta la letteratura dell'Intelligent Design americano, che io prevedo nell'era Trump avrà un meraviglioso successo, quindi nei prossimi anni ne vedremo di tutti i colori, perché sapete che nello staff di Trump ci sono dei negazionisti dell'evoluzione molto convinti, quindi non è ancora successo, adesso se la sono presa con qualcosa d'altro, però è questione di settimane, posso fare una previsione e succederà qualcosa anche su quel lato lì negli Stati Uniti adesso, quindi è il loro grande momento e quindi ci divertiremo un sacco, si ricomincia a divertirsi su questo dibattito. Era un po' di anni che andava tutto tranquillo e mi sembrava strano, adesso torneremo sicuramente a dover fare qualche battaglia, diciamo, a livello anche internazionale. Però siamo sempre lì, no? L'intelligent design è una forma sofisticata di teologia naturale. E anche se fate caso a tutti coloro che accettano l'evoluzione come fatto, ma mettono in discussione la spiegazione darwiniana, al loro interno hanno l'idea che la spiegazione darwiniana sia inaccettabile perché rifiuta una finalità nella natura. È quello il tema fondamentale, l'idea di una finalità, di una teleologia. È il rifiuto dell'idea, che è quello che Darwin ci ha detto, ci ha proposto e ci ha mostrato con una infinità di evidenze che poi sono state accumulate e accresciute per un secolo e mezzo dopo, che l'evoluzione è un processo meccanico, d'accordo? Cioè ha delle leggi al suo interno, la selezione naturale, che queste leggi però non sono deterministiche, e questo è un punto molto importante. La spiegazione evoluzionistica non vi dirà mai che un esito evolutivo era inevitabile e necessario. Vi dirà sempre che era possibile, ovviamente, e che era più o meno probabile. Cioè la spiegazione evoluzionistica è una spiegazione probabilistica. Vi spiega che ci sono delle frequenze geniche che variano all'interno delle popolazioni, e quindi è un pensiero popolazionale e probabilistico. E già questo è molto difficile da spiegare e da comprendere e da accettare. Non solo, ti dice non solo che questo motore dell'evoluzione è probabilistico, ma ti dice anche che la traiettoria complessiva dell'evoluzione è stata fortemente contingente. Questa non è filosofia, è un dato di fatto. L'evoluzione avrebbe potuto benissimo prendere tutt'altra direzione in molte occasioni. È andata incontro a biforcazioni totalmente contingenti e ci sono molti fattori evolutivi come la deriva genetica e tanti altri che sono letteralmente random. Quindi non è che l'evoluzione ci consegna al bruto caso, però ci dice che è un processo non deterministico, è un processo probabilistico e fortemente contingente. E quindi, ripetendo il film della vita n volte, ottenete n film diversi. E quindi la presenza umana sul pianeta era possibile, ma non era affatto inevitabile, non era affatto indispensabile. Noi avremmo potuto benissimo non esserci. E per un pelo, un sacco di volte, abbiamo rischiato di non esserci, ok? Questo, secondo me, è, però è la mia idea questa, filosofica, questa sì. Secondo me, questo è il vero piatto indigesto per tutti coloro che non accettano la teoria evoluzionistica. È l'idea della possibilità. E questo accomuna tutti i nemici di Darwin, che infatti, se li leggete, hanno sempre questa idea sostitutiva. Non è possibile che noi siamo figli della contingenza,
Non è possibile che noi non eravamo voluti, previsti e necessari, perché deve essere così invece. Noi dobbiamo essere quelli previsti nell'evoluzione. E invece Darwin ci dice che non è così, che noi siamo una possibilità, non una necessità. Siamo figli della contingenza storica e della contingenza evolutiva. E allora, se le cose stanno così, perché Darwin aveva ragione scrivendo ad Huxley che dovevamo aspettare generazioni? Perché quello che abbiamo fatto con Vittorio, e adesso volevo solo darvi un piccolo aggiornamento rispetto a queste ricerche che stanno andando avanti e stanno dando dei risultati molto molto interessanti. Ci sono riviste come Nature e Science che adesso organizzano spesso dibattiti proprio su questo tema, perché sta prendendo il volo e sta diventando un tema molto molto forte, molto interessante. E siamo contenti che i paper che avevamo scritto con Giorgio e Vittorio sono stati poi confermati e sono citatissimi adesso, perché noi cosa proponevamo qualche anno fa? Proponevamo questa idea. Cerco di dirla in modo semplice perché poi in realtà è piena di tecnicismi. L'idea è un po' questa, per farla molto semplice. Perché Darwin ha ragione e perché il nemico di Darwin è principalmente la mente umana? Perché si scopre, adesso permettetemi di essere molto veloce, però se volete poi i dati, i riferimenti, gli esperimenti sono tantissimi, ci sono i nati per credere, ma poi sono stati aggiornati, ci sono stati tanti altri, si scopre sia da studi di etologia comparata, quelli che fa Giorgio Valortigara, sia da studi di psicologia di sviluppo, di psicologia del ragionamento, di neuroscienze, che il nostro cervello ha dentro di sé una struttura e funziona in un modo che, come dire, denota la presenza di quelli che noi chiamiamo dei precursori naturali. Cosa sono i precursori naturali? Sono delle tendenze cognitive molto profonde che ci fanno preferire, per esempio, certi tipi di spiegazione anziché altri. Vi faccio qualche esempio. Il nostro cervello, fin da piccolissimo, quindi ben prima che abbia influenze culturali ed esperienziali, è estremamente competente nel osservare il mondo esterno e distinguere nel mondo esterno entità animate ed entità non animate. Noi siamo dei dualisti intuitivi, è stato detto, che è una bella espressione, cioè siamo stati abituati dall'evoluzione a imparare rapidamente a giudicare se qualcosa che ci circonda è vivo o non è vivo, perché se è vivo potrebbe essere potenzialmente una minaccia, rispetto a qualcosa che è inanimato. Quindi noi siamo dei dualisti ingenui. Paul Bloom ha scritto un bellissimo libro sul dualismo, su tutti i dati sperimentali che mostrano questo dualismo ingenuo. Poi che cosa è successo però? Che noi diamo un'iperattribuzione di animalità o di animismo, nel senso che tendiamo ad attribuire intenzioni e la presenza di un agente anche a entità che non lo sono. Ci sono degli esperimenti bellissimi con i bambini piccoli dove tu vedi che loro interpretano delle situazioni in cui in realtà interagiscono degli oggetti inanimati, delle palline, delle figure geometriche, dei triangoli che... E vedi che loro hanno proprio l'abitudine di interpretare quegli oggetti come se fossero animati, cioè come se fossero portatori di intenzioni. Tant'è che se la situazione poi smentisce la loro aspettativa, cioè il fatto che in realtà non ha intenzioni quell'oggetto, si stupiscono, rimangono sorpresi. Quindi vuol dire che noi intuitivamente abbiamo questa forte capacità di interpretare la realtà in termini animistici, adesso la faccio semplice, però presso poco è questa l'idea. Legata a questa, prima ho detto, diamo una, come ha detto Giorgio Valortigara, una iperattribuzione di intenzionalità. Questo significa che se noi estendiamo questo tipo di ragionamento che noi facciamo sul mondo, ci viene molto più facile pensare che se abbiamo visto ieri sera un fulmine che si è schiantato per terra e ci ha spaventato, e veniamo esposti a due spiegazioni alternative. Una è che quel fulmine che ci ha spaventato è un monito perché non ci siamo comportati bene, quindi c'è dietro un'intenzione di qualcuno. Oppure è una scarica elettrica dovuta a un differenziale, eccetera, eccetera, noi tendiamo decisamente a privilegiare la prima spiegazione e non la seconda. La seconda ci sembra più difficile, più intuitiva, meno immediata. Vi ho fatto solo qualche esempio, ma ci sono tanti altri esempi che si possono fare. Però diciamo che la nostra mente, per buone ragioni darwiniane, questo è il paradosso, per buone ragioni adattative, ha una forte competenza teleologica. Noi siamo bravissimi
a vedere il mondo in chiave intenzionale, in chiave teleologica. Okay? Anche il mondo che in realtà è inanimato. Giorgio Valor di Gara fa sempre l'esempio per spiegare perché questo è stato adattativo. Ci sono molti dati che fanno vedere perché è adattativo. Perché se tu dai un'iperattribuzione di intenzionalità, magari molte volte ti sbagli, ma eviti di sbagliarti nell'altro senso. Mi spiego, se tu, ci sono dati tra l'altro molto belli anche di antropologia fisica su questo, se tu sei in un posto pieno di predatori, poi ricordiamoci che l'evoluzione umana è l'evoluzione da prede, non da predatori, quindi questa è una cosa molto importante da ricordare, e tu hai una mentalità da preda, che cosa ti conviene fare? Che se tu trovi un indizio della possibilità, non so, l'esempio che fa sempre Giorgio Valor di Gara, un bastone spezzato a metà lì a bordo del sentiero, tu hai due possibilità per spiegarlo: o semplicemente è caduto e poi gli è caduto addosso qualcosa e si è rotto, spiegazione meccanica non intenzionale, oppure nascosto lì dietro c'è qualcuno che sta per mangiarti e che ha appena calpestato quel bastoncino ed è un felino di grosse dimensioni che sta per divorarti. Se scegli la prima spiegazione, probabilmente sei razionale, scienziato e probabilmente hai ragione, perché nel 99% dei casi è proprio così. Ma se ti capita che è quell'1% di casi in cui invece è proprio un grosso felino di grandi dimensioni, tu, razionalista, scienziato, sei molto bravo, molto razionale, molto scienziato, ma sei morto. E quindi i tuoi geni di scienziato razionalista non si trasmettono alla discendenza. Quindi ti conviene iperattribuire intenzionalità, perché comunque al massimo fai uno sforzo cognitivo in più, ok? Però sei vivo, d'accordo? Questo per spiegarvi intuitivamente cosa vuol dire l'adattamento che è legato a questo tipo di spiegazione. Quindi siamo dei teisti naturali. Allora, la nostra ipotesi fatta a suo tempo è questa, che questi vincoli cognitivi profondi non hanno niente a che vedere con la religione. No, cioè, vi ho fatto tutti questi esempi, non hanno niente a che vedere con la religione. Ma che cosa potrebbe essere successo? E, ripeto, molti dati oggi lo confermano, che questi vincoli cognitivi, che sono nati per tutt'altra ragione che non c'entrano niente con la religione, poi sono stati ingaggiati per produrre sistemi di credenze, cioè sono stati cooptati per produrre sistemi di credenze dei tipi più diversi, anche non religiosi, anche semplicemente superstiziosi. Cos'è la superstizione? Non so se ci avete mai pensato. È il vedere una serie di correlazioni, ok? E di dare un'iperattribuzione di causalità e di intenzionalità. È la stessa cosa, no? Una volta mi è andato male qualcosa e lo collego al fatto che prima che quella cosa mi è andata male sono passato sotto una scala. E allora la mia iperattribuzione di intenzionalità mi dice che il passare sotto le scale porta male e quindi è meglio non passare sotto le scale. Anche se in realtà non c'era nessun rapporto oggettivo e razionale tra essere passato sotto la scala e il fatto che mi è andato male qualcosa. Okay? O come gli studenti che quando vanno a fare gli esami non calpestano le righe nei marciapiedi e cose del genere. Okay? Tanto non si sa mai, no? Non è che mi costa tanto, non si sa mai, vado a fare l'esame e non calpesto le righe, che tanto, giusto? Come diceva Benedetto Croce, non ci credo, però non mi costa niente, quindi aveva il cornetto napoletano sopra la scrivania. Finisco la storia. Questa parte che vi dico adesso con Vittorio non l'abbiamo scritta in Nati per Credere, perché poi questa era un po' una nostra idea, ma non l'abbiamo scritta, però oggi è stata confermata non da noi ma da altri studiosi come Aaron Orenzayan, che è un bravissimo psicologo cognitivo che lavora a Vancouver, forse avrete letto, ha scritto un libro che è stato tradotto anche in italiano da Cortina, si intitola Grandi Dei, che è bellissimo, è un bellissimo libro. Aaron Orenzayan tra l'altro ha una storia molto, molto bella, perché lui era un ragazzino a Beirut, viveva a Beirut con la sua famiglia. E veniva da una famiglia di armeni non religiosa e quindi non era praticamente schierata con nessuna delle fazioni in lotta nella Beirut degli anni 80. E si è fatto tutta l'adolescenza tra bombe, colpi di mortaio, in una condizione di paura permanente, con una città distrutta, vi ricorderete cos'è stata la guerra civile in Libano e a Beirut. E lui era dentro questa storia. E racconta sempre, io l'ho conosciuto perché abbiamo fatto diversi convegni insieme, racconta che lì in lui è nata un'esigenza di darsi una spiegazione a una domanda molto terribile, no? Ma estremamente attuale purtroppo. Cioè, che cosa faceva sì che gente che lui aveva conosciuto 2 anni prima e che erano dei buoni padri di famiglia, 2 anni dopo diventavano degli assassini
bestiali. Che cosa poteva portare nella psiche di quelle persone lì a una trasformazione di questo genere? E che cosa poteva portare quelle persone ad aderire a una faida, a una fazione, a una setta religiosa per la quale improvvisamente gli appartenenti a tutte le altre fazioni diventavano dei nemici da distruggere, da abbattere, quando fino a 2 mesi prima andavano a comprare il pane insieme nello stesso negozio? Cosa succede nella mente della gente, dice Lorenzo Young, quando succede questa cosa qua? E lui dice sempre, io quando ero piccolo, quando ero ragazzo, chiedevo sempre questa cosa ai miei genitori, alle autorità, a quelli più saggi di me, nessuno mi sapeva rispondere, alzavano le spalle e dicevano, questo succede, perché loro hanno fatto quello, perché loro prima hanno fatto quello, e tutto è cominciato quando loro hanno fatto questo. E allora dice Lorenzo Young, a forza di ricevere risposte insoddisfacenti, ho deciso di diventare psicologo cognitivo, si è messo a studiare e oggi lavora a Vancouver, in British Columbia, è uno, forse il più importante psicologo cognitivo che studia proprio questo, il fenomeno religioso, da un punto di vista di psicologia sociale, di psicologia cognitiva, e va su Nature un giorno sì, un giorno no, e sta pubblicando a livello pazzesco. E qual è l'ipotesi che Lorenzo Young sta riuscendo a confermare? È che è il completamento di Nati per credere, quello, il pezzo che mancava a noi, cioè vincoli cognitivi profondi, quel bastone spezzato che vi ho detto prima, poi vengono exattati, si dice, cioè vengono cooptati per produrre sistemi di credenze, non necessariamente religiosi, vi ho fatto l'esempio della superstizione, per esempio, ma anche religiosi, naturalmente. Poi cosa succede, dice Lorenzo Young? Interviene l'evoluzione umana, e l'evoluzione umana è un'evoluzione sociale principalmente, cioè divisa per piccoli gruppi, questo noi lo sappiamo, no? L'evoluzione umana è un'evoluzione per piccoli gruppi, noi ci siamo evoluti per tantissimo tempo appartenendo a gruppi piccoli, di poche famiglie, di poche decine di individui, quello era la nostra comunità, quello era il nostro contesto. E Lorenzo Young fa vedere benissimo come a un certo punto che cosa è successo, che questi sistemi di credenze si sono trasformati in un collante sociale potentissimo, perché sono diventati uno strumento attraverso il quale il gruppo sociale diventava molto più cooperativo, molto più coeso, coerente e capace quindi di vincere meglio la competizione con altri gruppi. Questa si chiama teoria della selezione culturale di gruppo, ovvero un tratto culturale, una credenza religiosa, che diventa un tratto che tiene insieme il gruppo in competizione con altri gruppi, quindi selezione di gruppo culturale, che oggi è citatissima, insomma, sta avendo molti, molti riscontri. Perché il libro si intitola Grandi Dei? Perché il meccanismo di coesione religioso, dice Lorenzo Young, è quello di immaginare, attraverso quel sistema di credenze e quella iperattribuzione di intenzionalità che vi ho detto prima, l'esistenza di un'entità che ti controlla anche se tu non la vedi. Un grande Dio che sta vedendo quello che tu stai facendo, e anche se tu pensi di essere nascosto, in realtà lui ti vede, tu ti devi comportare bene nei confronti dei membri del tuo gruppo. E un Dio sorvegliante, okay? Grandi Dei proprio per questo. E a questo punto Lorenzo Young fa vedere molto bene come a questo punto si sviluppa una dinamica competitiva tra gruppi, e i sistemi religiosi più potenti, più efficaci, sono proprio quelli che accentuano sempre di più questo condizione di sorveglianza, cioè i grandi monoteismi, per esempio, che sono quelli più prolifici e quelli più forti, quelli sempre in forte espansione. Aaron Lorenzo Young, vi faccio solo questo esempio, è uno di quelli che hanno escogitato uno degli esperimenti più belli, secondo me, dell'ultimo periodo in psicologia sociale, che noi non raccontiamo nel libro, ma sarebbe diventato un capitolo sicuramente di Nati per credere, se, della nuova edizione che volevamo fare, poi Vittorio non ha fatto in tempo a farla. Campus americano, anzi canadese mi pare, con tutti gli studenti che vivono la vita quotidiana nel campus. Cosa hanno fatto i ricercatori? In alcune parti del Canada, forse qualcuno di voi che ha viaggiato recentemente in Canada sa che, per esempio, io l'ho visto di recente l'aeroporto di Montreal, credo, se non ricordo male, ci sono i distributori automatici, per esempio, di acqua, dove non devi pagare prima per avere l'acqua. Tu prendi l'acqua e metti tu il soldino che vuoi dentro la cassettina. Quindi ci si fida, nel senso che tu prendi l'acqua e poi metti la moneta. Uno può benissimo prendere l'acqua senza mettere la moneta. Quindi è un sistema che si espone al battitore libero, a quello che fa il furbo, no? Prende l'acqua e non paga niente.
Allora cosa hanno fatto? Hanno messo una macchinetta che serviva caffè, cappuccini, in questo campus molto frequentato da tanti studenti, e hanno messo questa macchinetta con una candid camera che filmava tutto quello che succedeva davanti a questa macchinetta, un po' quei telefilm, quelle serie televisive che ci si vedono ogni tanto in televisione. L'effetto è lo stesso, con le persone che arrivano, mettono dentro il soldo, prendono il cappuccino e così via. Con il sistema che arrivi, prendi quello che vuoi, cappuccino, cioccolata, eccetera, poi metti i soldi che vuoi, dai tu il tuo contributo. Okay? Lì sulla macchinetta c'è scritto quanto costa ogni cosa, quindi se vuoi proprio essere preciso c'è scritto anche quanto devi mettere, ma lo metti per tua spontanea volontà. Allora, prima fase dell'esperimento, macchinetta del caffè, con sopra la macchinetta del caffè un bellissimo poster con una spiaggia tropicale. Analisi statistica di quello che succedeva, una percentuale abbastanza consistente degli studenti, degli avventori, anche adulti, fanno i freerider, adesso non mi ricordo, mi pare 25-26%, no? Quindi non so in Italia cosa succederebbe, però diciamo che in Canada il 25-26% fanno i furbi, prendono la cosa e non mettono, o si dimenticano di mettere il soldino. Prima fase dell'esperimento con tutte le statistiche, quello che succede. Seconda fase dell'esperimento, e questo secondo me dice tantissimo, la stessa macchinetta ma con un poster con un occhio dentro un triangolo che ti guarda. È un poster, ok? Colori disegnati sopra un poster, ed è palesemente un poster. La percentuale di persone che non fregano la macchinetta crolla dal 26% al 2-3%. È sufficiente un manifesto con un occhio che ti guarda. Ora, perché? Guardate che è divertente, ma non è facile da spiegare questa cosa qua, perché una qualsiasi persona dotata di raziocinio sa che è un poster quello lì, cioè un disegno fatto sul muro. Non c'è come prima non c'era nessuno che ti stava guardando, a parte la candid camera, non c'era neanche nella seconda situazione, eppure crolla decisamente. Perché, l'ipotesi è, a quel punto quell'immagine, così come altre, fanno scattare istintivamente, ed ecco l'indizio interessante, cioè non ci pensi su, non è che fai un ragionamento, lo fai e basta, intuitivamente, che potresti essere osservato e quindi che non ti conviene fare il furbo perché c'è qualcuno che ti sta guardando. Quello è l'effetto grandi dei. Ed è una metafora, questo esperimento, per spiegare questa cosa. Chiudo con soltanto due cose, poi lascio la parola a voi. Con alcune, diciamo, due o tre conseguenze di questo tipo di scoperte che secondo me sono interessanti e potremmo discuterne insieme. La prima è inquietante un po', secondo me, cioè, e ci interroga molto. Se è vero, provate a ragionare insieme con me, se è vero che noi veniamo fuori da questa evoluzione per piccoli gruppi, allora vuol dire, e tra l'altro già questo anche qui, non voglio essere noioso, ma già Darwin l'aveva scritto nell'Origine dell'Uomo, se noi veniamo fuori da un'evoluzione in cui mi conviene cooperare e essere altruista dentro il mio gruppo, ma perché il mio gruppo è in conflitto con altri gruppi, immaginatevi questa dinamica, allora vuol dire che per le stesse ragioni io tenderò ad essere solidale, altruista, cooperativo con chi riconosco appartenente al mio noi, cioè al mio gruppo. Con chi invece percepisco intuitivamente come qualcuno diverso da me, dal mio gruppo, quello è un mio nemico potenziale, istintivamente, perché non appartiene al mio noi. Quindi le stesse ragioni che mi rendono solidale e altruista mi rendono anche aggressivo e minaccioso nei confronti di chi non riconosco come appartenente al mio io, al mio noi, scusate. Anche questa teoria, anche qui in realtà questa è un'evidenza, poi ci sono degli studi, potete leggerli. Per esempio, uno molto molto bello è stato completato e corroborato ulteriormente di recente, si intitola The Neuroscience of Race, la neuroscienza della razza, usa il termine razza in modo polemico, naturalmente sappiamo che le razze umane non esistono, ma in questo caso si usa in chiave polemica. È stato fatto, ripetuto diverse volte negli Stati Uniti da un gruppo di New York, quello della Spelk, se non ricordo male, e dove si vede la reazione istintiva che persone appartenenti a un certo gruppo etnico manifestano istintivamente davanti alla fotografia di una persona che appartiene a un gruppo etnico diverso da loro. E vedi chiaramente che la prima reazione è di minaccia,
paura. Chi è questo qua? Questo qua non è mica, non appartiene al mio gruppo, questo. E poi vedi che poco dopo il cervello razionalizza e dice no, calma, adesso io sto facendo il dialogo interiore, in realtà succede in microsecondi dentro il cervello e percepisce che la situazione non è pericolosa e che può riconoscere quello come un essere umano come lui. E cosa è molto interessante, se tu a un bianco fai vedere l'immagine di un uomo di colore, qualsiasi, succede questa cosa. Ma se a un bianco, e fatto tutto con i sensori, se a un bianco fai vedere il volto di un nero che in realtà è un grande giocatore di basket o un grande cantante nero, non c'è neanche la prima reazione di paura. Il che vuol dire che c'è anche un aspetto culturale qua, perché vuol dire che quel volto lì, io lo riconosco, mi sta simpatico perché è un grande giocatore di rugby o di football americano e quindi è un mio, fa parte del mio noi, l'ho preso dentro il mio gruppo. Okay? Quindi vedete che c'è anche un aspetto culturale. Tra l'altro, parentesi, questa ricerca sta facendo molto discutere negli Stati Uniti perché gli scopritori giustamente hanno fatto notare che dobbiamo stare attenti quindi a come si comportano le giurie popolari, che sapete che negli Stati Uniti sono molto importanti, quando fai giudicare loro un individuo che non appartiene al loro gruppo sociale, al loro gruppo etnico, perché secondo questa ipotesi di questa teoria, di questa ricerca, è evidente che c'è un pregiudizio quasi istintivo negativo nei confronti di quella persona, che va poi superato, che però crea una disparità oggettiva, e quindi c'è tutto un dibattito su questo. Però questa in-group, out-group si chiama, no? Per cui noi abbiamo una mente che divide istintivamente chi è in-group, cioè dentro il mio gruppo, e chi è out-group, chi è fuori dal mio gruppo. Ci fa anche capire che probabilmente c'è una radice evolutiva profonda di cosa? Del settarismo, del tifo da stadio, del totalitarismo, del fondamentalismo. Provate a pensarci, sono tutti modalità di pensiero in cui tu decidi di sottometterti a una comunità totalizzante, che dà un senso totale alla tua vita, che dà un fondamento letterale a tutta la tua vita. Io credo, l'ho scritto su Micromega, l'ultimo che è uscito adesso, che questa idea dell'in-group out-group dimostra che nel pensiero, adesso sarò sicuramente attaccato ferocemente, ma volevo dire questo, nel pensiero religioso, nelle credenze religiose, c'è una radicale ambivalenza naturalmente, perché una credenza religiosa può produrre un Dalai Lama e può produrre qualcuno che vede un noi universale e che quindi riconosce in quel noi qualsiasi essere umano come portatore di diritti e di dignità. Ma la stessa credenza religiosa ti porta anche al fondamentalismo, se tu invece quel noi lo restringi al tuo gruppo totalizzante contro un altro gruppo. Quindi c'è una radice del fondamentalismo, una radice neurale, una radice biologica. Seconda conseguenza che vi propongo da queste ricerche, secondo me è questa, che qui vedi chiaramente come l'evoluzione umana ci consegna un'eredità biologica contraddittoria, ambivalente. Cioè, è chiaro che se confermiamo questo approccio, non ha più senso continuare a chiedersi come si fa in libreria, andate in qualsiasi libreria, trovate titoli, ma noi siamo nati cooperatori, nati altruisti, siamo, perché non possiamo non essere altruisti, la scimmia assassina, la scimmia cooperativa, siamo buoni o cattivi per natura? Sono domande che rischiano di perdere completamente di senso. Noi non siamo né buoni né cattivi per natura, siamo tutte e due le cose per natura. Ok? E se siamo tutte e due le cose, allora, ma questa è una proposta che vi faccio, filosoficamente, vuol dire che poi il decidere di comportarsi in un modo o nell'altro non lo devo chiedere alla natura, non lo devo chiedere alla biologia, ma lo devo chiedere a qualcos'altro. E già questo Darwin l'aveva detto. Lo devi chiedere all'evoluzione culturale, alla tua esperienza di vita, alla società in cui nasci, in cui cresci, che ti fa fare certe scelte, ti dà certi condizionamenti e non altri. Quindi si conferma quello che David Hume aveva proposto, cioè che la natura non è un'autorità morale e che è inutile continuare a cercare nella natura che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e cercare nella natura che cosa è norma e che cosa è devianza e che quindi non ha letteralmente senso dire che un certo comportamento è giusto perché è naturale e uno è ingiusto perché è innaturale. Famiglie naturali, orientamenti sessuali naturali e via dicendo. Che è una passione dei nostri teologi, che a me fa sempre ridere, perché noi abbiamo dei teologi appassionatissimi di biologia, di DNA, che è una cosa molto divertente, perché una cosa è giusta perché ce l'abbiamo scritta nel DNA,
Peccato che nel DNA c'è scritto tutto il contrario di tutto, quindi occhio, perché se mi dici che è giusta quella cosa lì, c'è scritto, cioè, nel DNA ci trovi tutto e il contrario di tutto. Quindi non è una cosa, non è una strategia intelligente, secondo me, di identificare nella natura un'autorità morale. Biologia e cultura, altra conseguenza importante. Queste teorie ti fanno vedere che biologia e cultura non sono una dicotomia, non sono due dimensioni in contraddizione, ma fortemente intrecciate, che evolvono continuamente, che coevolvono continuamente l'una con l'altra. E ultimo punto, che secondo me emerge chiaramente da questo, se noi siamo nati per credere e siamo nati da questa dinamica sociale ambivalente, allora vuol dire che l'essere naturalmente in un modo o nell'altro smette di essere una necessità. Cioè non è che noi, siccome ce l'abbiamo nella nostra biologia, allora siamo determinati in quel tipo di comportamento. Noi nati per credere già lo dicevamo, no? Cioè, se io ti dico siamo nati per credere, non ti sto dicendo quindi che sviluppare sistemi di credenze fondamentaliste è inevitabile e necessario, giusto? Proprio perché la nostra eredità biologica è contraddittoria, è ambivalente, ti dà la possibilità di comportarti in un modo e anche nel suo contrario. E allora, e questo era uno dei temi che stava molto a cuore a Vittorio Girotto, anche perché ci sono dati di psicologia sociale che lo confermano, questo significa che se noi cambiamo l'educazione precoce dei nostri ragazzi, possiamo sperare di avere degli effetti importanti, interessanti. Per esempio Vittorio Girotto era uno molto impegnato nell'idea che si dovesse estendere fino ai primi anni dell'insegnamento, addirittura dalla materna, l'educazione scientifica. L'educazione scientifica, fino nelle scuole elementari, con i bambini piccoli. Questo si può fare, così come si può estendere fino alle classi alle prime classi la capacità di argomentare, il dialogo, il confronto, il difendere le proprie ragioni. Si parlava prima della philosophy for children, che in diversi paesi si sta sviluppando molto ed è molto interessante. Questo, Vittorio diceva sempre, ti fa capire che si può cambiare, nel senso che non è scritto nella pietra che dobbiamo sviluppare sistemi di credenze irrazionali, perché un sistema di educazione scientifica precoce può esporci, può renderci, diciamo, più capaci di accogliere anche idee controintuitive come la teoria evoluzionistica darwiniana. Io vi posso confermare che è così, perché negli ultimi anni ci siamo impegnati tantissimo nella costruzione, per esempio, di laboratori per raccontare l'evoluzione ai bimbi delle elementari, della primaria, e vi assicuro che i risultati sono meravigliosi. Tu puoi spiegare ai bimbi delle elementari non soltanto l'evoluzione umana, la filogenesi umana, ma vi assicuro, proprio senza semplificare neanche tanto, la selezione naturale, la deriva genetica, lo puoi spiegare ai bambini piccoli e i risultati sono formidabili, lo capiscono benissimo, sono ricettivi, sono degli Sherlock Holmes, hanno un pensiero indiziario straordinario, soltanto che bisogna costruire una situazione in cui loro possano esprimere queste loro potenzialità, queste loro capacità, prima che vengano poi intruppati dopo con tante sovrastrutture successive. Quindi, come diceva sempre Vittorio, un'educazione scientifica precoce può fare la differenza per una società laica, non, aggiungo io, una società necessariamente antireligiosa, una società laica, una società pluralista, è una società tollerante nel senso proattivo del termine, non soltanto nel senso passivo del termine. Perché, e chiudo veramente, tutto quello che vi ho detto secondo me ci dice anche questo, che ci sono, lo dice anche Noreen Zayan nel suo libro molto bene, gli ultimi capitoli del libro di Noreen Zayan sono molto interessanti perché lui dice che ci sono paesi, racconta storie molto interessanti, in cui istituzioni laiche, giudiziarie, scolastiche, insomma dei luoghi di condivisione del pluralismo culturale religioso laico, sono possibili e possono garantire lo stesso senso di comunità, di appartenenza a una comunità, dei grandi dei. Quindi Noreen Zayan fa vedere che i grandi dei non sono indispensabili e che noi oggi abbiamo raggiunto un livello di evoluzione culturale in cui possiamo farne a meno, se vogliamo farne a meno. Non sono indispensabili. Però è evidente, alla luce di tutto quello che vi ho detto, che conquiste umane piuttosto recenti come il pensiero scientifico, la libertà di ricerca scientifica,
La democrazia, non quella rituale, la democrazia sostanziale, la democrazia materiale, sono conquiste controintuitive, sono conquiste, come dire, che necessitano di una vigilanza costante, sono una fatica di Sisifo, diceva Albert Camus. Vuol dire che devi continuare a lavorarle per mantenerle. Appena abbassi la soglia di vigilanza, tornano. Tornano chi torna? Tornano i populismi, tornano le destre peggiori, tornano gli istinti primordiali, torna l'istinto del noi contro l'altro da noi, torna fuori immediatamente, appena si abbassa la soglia. È una fatica di Sisifo. Democrazia, scienza, no, e la libertà di ricerca scientifica hanno questo in comune, che non sono conquiste permanenti, non sono conquiste irreversibili, sono conquiste che potremmo perdere da un momento all'altro. Io di questo sono fortemente è convinto, e quindi mi fa molto piacere che si continui anche in Italia a organizzare Darwin Day e organizzare occasioni di confronto razionale come questo. Quindi Vittorio Girotto, lo ricordo ancora una volta, è stato un maestro in questo, perché lui questo ci teneva molto, lo studiava nel cervello del cervello umano e ha avuto tanta ragione, e oggi gli farebbe piacere leggere, non può farlo purtroppo, ma gli farebbe piacere leggere su Nature che quello che lui aveva pensato anni fa è stato ampiamente confermato. E con questo ricordo di Vittorio lascio a voi la parola. Grazie per tutte le vostre domande, passo con il microfono. C'è qualcuno? Beh, è difficilissimo naturalmente entrare in argomenti così, così profondi, diciamo, no? E volevo agganciarmi al discorso dell'educazione, perché è chiaro che se abbiamo, perché chiamato precursori naturali del cervello, no? Quindi degli schemi precostituiti, diciamo, profondi. Vediamo benissimo come questi vengono utilizzati per manipolare, cioè sono sempre stati utilizzati chiaramente per manipolare l'educazione. E il diciamo che il paradigma educativo che di cui ancora risentiamo è quello di utilizzare questi schemi, no? Cioè non quello di rendere consapevole la persona dell'esistenza di questi schemi, che credo che dovrebbe essere l'attenzione fondamentale, diciamo, di un programma educativo. Io ho in mente, per esempio, se noi non sappiamo che possiamo essere molto cattivi, che possiamo essere molto feroci, che possiamo essere molto, molto aggressivi nei confronti del nemico, se non sappiamo questa cosa qui, rischiamo di ricaderci in continuazione, no? Quindi il problema che si pone nell'educazione, ma perché questo è sempre stato, diciamo, un elemento dell'educazione e della trasmissione esoterica, se vogliamo, insomma, comunque del potere, chi ha gestito il potere le ha sempre conosciute e le ha sempre trasmesse. Allora il problema è come far diventare queste conoscenze, queste consapevolezze a livello di tutti per poter realizzare una società effettivamente di eguali, insomma, ecco. Posso subito? Facciamo un dialogo più stretto. Assolutamente sì, nel senso che la manipolazione, io ho dimenticato di dirlo, ma allora, io ho fatto l'esempio di un'educazione scientifica precoce e mi spiego meglio. Un'educazione scientifica precoce è chiaro che lavora controcorrente, nel senso che va a lavorare, sapendo dell'esistenza di questi vincoli cognitivi profondi, va a lavorare nel processo formativo, nel processo educativo, sul fatto che sono dei precursori naturali, non sono dei necessità. Una volta si parlava di istinti, vi ricordate? Oggi non si usa più questa parola nel mio campo di studi, perché l'istinto invece è qualcosa che tu erediti dalla filogenesi e te lo porti dietro e ti devi comportare così. Il precursore naturale è molto più debole, è semplicemente un vincolo che ti rende più persuasive, più facili certe spiegazioni anziché altre. Ma se lavori poi bene, in senso controintuitivo, ce la fai benissimo, perché il nostro cervello ha ampi margini di plasticità da questo punto di vista.
La manipolazione invece cosa fa? Fa esattamente il contrario, approfitta di questo vincolo cognitivo, si basa su quel vincolo cognitivo e ci fa cadere dentro. Pensate l'uso della paura, la costruzione del nemico, il costruire un popolo sulla base di un nemico, no? Questa è una tecnica di grandissimo successo che ti fa vincere le elezioni quasi sicuro, no? Giusto? E perché? Ci sarà un motivo per cui è così profondamente radicato questo? E perché succede quando naturalmente hai davanti a te una platea di persone che vivono una condizione di diseguaglianza, di insoddisfazione naturalmente, no? E quindi sono ancora più esposte a questo. Ma vi faccio un altro esempio, un secondo. Noi oggi, adesso anche nel mio gruppo di ricerca, ma in generale anche in altre parti, molti stanno applicando quello che vi ho detto io, quel tipo di analisi che vi ho detto io, per esempio alle dinamiche che cadono in rete e come si sviluppano le comunità in rete. Perché molti studiosi della rete oggi parlano di echo chambers, cioè di camere di eco, no? Perché, dell'eco, perché che cosa sta succedendo in rete? Che tu in rete non vai a cercare un'informazione sulla base della fonte autorevole che hai davanti, ma vai a cercare l'informazione che conferma il tuo vincolo cognitivo, che conferma il tuo bias cognitivo. Tu vai a cercare conferme, tu sai già dove vuoi andare a cercare qualcosa che conferma i tuoi pregiudizi. E questo crea queste che vengono chiamate dai tecnici camere di autoconferma, si creano delle comunità dove tutti si danno ragione tra di loro, delle sette o digitali, e questa è ancora una volta una conferma sperimentale, secondo me, di questa logica dell'in-group, out-group, dove tu non ti esponi alla difficoltà del confronto davvero con l'altro, ma cerchi la conferma dei tuoi pregiudizi, cerchi qualcuno che ti dia conferma di quello che tu stai già pensando e stai già intuendo dentro di te. E questo sapete che è molto pericoloso, perché poi questo tende a polarizzare le opinioni, perché la tua echo chambers sarà opposta a quell'echo chambers di quegli altri, e ancora di nuovo noi contro altri da noi, e questo amplifica di nuovo quel meccanismo perverso che è profondamente radicato nella nostra mente, che manipola le nostre menti letteralmente. Sapete tutti cosa è successo con le elezioni americane e i tecnici manipolatori dell'informazione online di Trump, che cosa hanno fatto, no? L'hanno anche spiegato sui giornali, hanno lavorato su questo, esattamente, in modo molto furbo, e ce l'hanno fatta. Non hanno vinto le elezioni, hanno vinto le elezioni nel sistema americano, però ce l'hanno fatta. Buonasera, io sento il bisogno di fare un po' di chiarezza, perché non sono del tutto convinto di certe cose. Prima di tutto premetto che sono convintissimo dell'esattezza scientifica della teoria darwiniana e delle sue conferme nel tempo, e dico semplicemente che bisognerebbe prima demarcare chiaramente ciò che è il linguaggio scientifico da ciò che non lo è. E quindi mi riferisco al falsificazionismo di Popper, per esempio, in questo caso. Soprattutto questo ti dice che chiaramente ci sono delle teorie che possono essere controllate e teorie che non sono controllabili. Quelle teorie non controllabili appartengono a un'altra sfera, appartengono alla sfera della morale, della religione, vi dicendo. Quindi qualsiasi ricerca in campo scientifico non produce alcunché in campo morale e in campo religioso, non comporta nessuna evidenza né nessuna smentita in questo senso. Premesso questo, secondariamente dico anche in questo senso che la psicologia non è ancora una scienza strettamente come la possiamo intendere come la fisica o altre scienze di questo tipo. E terzo, lei poi parlava di intuizione, di istinto, a un certo punto, sono contrario, perfetto, perché non siamo, cioè l'istinto non esiste, noi siamo una memoria biologica, quindi noi ci rapportiamo con l'ambiente attraverso questa memoria, che poi viene smentita dagli eventi, dai fatti, o corroborata in questo senso. E poi diventiamo una memoria culturale su cui si innestano tante cose, anche di tipo morale, religioso, eccetera, eccetera. Quindi bisognerebbe distinguere esattamente questi piani per avere un'idea più chiara di tutto questo ragionamento. Non so se ho reso l'idea. Sì, sì. Allora, su l'ultimo punto sono perfettamente d'accordo, quindi non aggiungo nessun commento, cioè sull'aspetto culturale rispetto a quello biologico.
Sui primi due sono tendenzialmente d'accordo, però con una cautela in più, cioè sono d'accordo sul fatto che una spiegazione empirica, sperimentale, naturalistica non ci dice ovviamente né se Dio esiste o non esiste, non ci dice se è giusto avere una religione o un'altra, né se è giusto avere un giudizio morale o un sistema morale o un altro. Su questo sono assolutamente d'accordo, sono due piani distinti. Però aggiungo solo una clausola. Il fatto di, per esempio, sapere che il nostro cervello ha certi tipi di precursori naturali, oppure l'esempio delle neuroscienze della razza che ho fatto prima, ci dà comunque un'informazione scientifica, naturalistica, che resta sul suo piano, ma che non possiamo ignorare nel momento in cui anche da filosofi morali discutiamo di morale. Non dico che quella scoperta determina o condiziona le mie scelte morali, ci mancherebbe altro, però non posso nemmeno ignorarla, per dire che non sono due campi totalmente incommensurabili, perché chiunque, un filosofo morale o della religione, e questo in effetti succede, non può comunque ignorare lo sviluppo delle altre conoscenze. Cioè, se ha delle informazioni interessanti, può usarle per, come contributo per la sua ricerca, fatto stante il fatto che la ricerca in campo morale e religioso usa un metodo naturalmente diverso da quello naturalistico. Su questo sono d'accordo con lei. Quindi ho citato Hume, che fa la distinzione che fa lei in modo radicale, no? Il dover essere è incompatibile, è incommensurabile rispetto all'essere. Quindi siamo d'accordo su questo, però con quella clausola in più di dialogo comunque tra discipline diverse. Giorgio, volevi prendere la parola sul microfono? Fai il microfono lì. Devo accendere. Mi chiedo, una volta l'Italia era una nazione cattolica. Quando mi sono sposato io nel 1964, si sono sposati in municipio a Padova 22 coppie e 2000 e qualcosa in chiesa. Tutti i bambini, tutti vuol dire quasi tutti, con qualche eccezione ci sarà stata, venivano battezzati. C'era un pensiero unico. Adesso la percentuale dei matrimoni in municipio era dell'1,2%. Questo è il comune di Padova e non sono statistiche un po' aggiustate, sono esattamente il numero di tutte le coppie registrate in chiesa o in municipio, eccetera. Se vediamo negli anni cosa è successo, c'è stata un'evoluzione incredibile. Attualmente a Padova si sposano più del 50%, si sposa in municipio. Poi si formano famiglie che non si sposano per niente. Quindi in realtà, se vogliamo vedere dal punto di vista se un popolo è religioso o non è religioso, se il 55% si sposa in municipio e nascono bambini da coppie non sposate, il 25% circa, vuol dire che in pratica a Padova, il comune di Padova, forse la provincia di Padova, penso, adesso sono sui dati dell'Istat questo, credo che sia la provincia di Padova, quindi anche i paesi più piccoli intorno, la popolazione non è più religiosa. Certo, i vecchi lo sono ancora, ma i trentenni, i quarantenni, i bambini che vanno all'asilo, i bambini che vanno all'elementare. E questo è stato un progresso costante. Se fosse che un anno ci sono più matrimoni e un anno dopo succede il contrario, ma il fatto che ogni anno aumenta indica che i bambini crescono guardando quello che li circonda, chi c'è vicino. Cioè c'è a un certo momento il conformismo. Allora tutti si sposavano in chiesa, tranne qualche ebreo, qualche straniero, qualche valdese e qualche matto come me, mia moglie. Adesso la maggioranza non lo fa più. E questo comporta che è irreversibile la questione. Perché per conformismo, siccome nessuno lo fa più, e allora i bambini crescono in quell'ambiente, eccetera. Quindi non capisco bene, rispetto a quello che dicevi prima, le teorie, cioè i geni hanno un comportamento, abbiamo insito certe attitudini a considerarci gruppo, a odiare gli altri, eccetera. Però perché la religione? Questo fatto qui riguarda tutto il mondo occidentale, riguarda tutto il mondo dove ci sono buone università, dove c'è una cultura comparabile con l'Italia. Non è solo in Italia perché abbiamo la Chiesa
cattiva, per esempio, no? Succede negli Stati Uniti, nonostante Trump, succede in tutta Europa, succede in Canada, succede in Australia, in Giappone, e quindi c'è un'evoluzione dove la scienza ha attaccato e si sta perdendo la religione, il pensiero magico, si sta diminuendo. E basta, questa è un'osservazione che volevo fare. Beh, se vuoi, posso... Allora, sono d'accordo sull'analisi, naturalmente, perché tutti i dati ci dicono che naturalmente le nostre società si stanno secolarizzando sempre di più e questa evoluzione, come la chiami tu, si unisce a un aumento, tra l'altro, del pluralismo religioso. Basta andare a fare lezione in qualsiasi scuola primaria negli ultimi 5-6 anni, hai davanti a te un pluralismo che non si vedeva naturalmente anni fa. Quindi questa è una trasformazione sociale, hai ragione tu, irreversibile. E c'è questo effetto conformismo che dici. Io ho qualche dubbio, però chi lo sa, che questo debba essere irreversibile, cioè che il pensiero religioso non possa tornare sotto mentite spoglie e spesso purtroppo come elemento aggregante di comunità fortemente coese e quindi tendenzialmente fondamentalista, proprio perché ha quelle caratteristiche persuasive che dicevo prima, e ci sono molti aspetti, molti dati che ci fanno vedere che questo può succedere, perché sta in parte succedendo. Pensa al processo di radicalizzazione di giovani europei non islamici che fanno quei percorsi raccontati in un bellissimo libro, se volete leggerlo, di Renzo Buolo, che è L'ultima utopia, dove ti spiega che cosa succede in questi ragazzi europei che si fanno prendere da questa ultima grande utopia che è il radicalismo islamico. Così come ho qualche dubbio e farei una distinzione, è vero che andiamo verso società sempre più secolarizzate, ma ci sono molti dati che ti dicono che invece il pensiero che chiami tu magico, superstizioso, non sta affatto declinando, perché la tendenza che abbiamo a credere in autentiche superstizioni come sono le cure omeopatiche o l'oroscopo o queste genere, sono in aumento pazzesco. Quindi svincoliamo questo discorso dalla sola credenza religiosa, io lo allargo a tutti i tipi di sistemi di credenze e superstizioni che ci abbagliano e che ci piacciono un sacco. E faccio notare una cosa sulla quale io ho fatto una battaglia, perché sono stato lapidato naturalmente da tutti: ci sono dati statistici allarmanti, secondo me, sul fatto che questo amore per superstizioni prive di qualsiasi fondamento scientifico, i vari naturismi, medicine alternative, eccetera, eccetera, hanno un successo pazzesco tra persone colte, progressiste. Cioè, questa è una cosa molto importante sulla quale riflettere. Io ho fatto un articolo in Micromega, mi hanno lapidato perché ho raccontato che non ce la faccio più di andare a cene con amici, ma anche con parenti della mia famiglia, gente progressista, di sinistra, laica, e non si discute di altro che della medicina alternativa X, del fatto che non si può più bere il latte, che se mangi la carne muori dopodomani, e uno esce dalla cena e dice: come mai non sono ancora vivo? Come posso essere ancora vivo dopo che ho mangiato tutte queste schifezze che mi hanno messo sul tavolo? Queste sono, è un modo di pensare per cui ciò che è naturale è buono. Per me è una forma di superstizione, non è una cosa naturale, non è buona di per sé. Così come l'uso della parola chimica, c'è dentro la chimica, come se questo tavolo non fosse dovuto alla chimica, questo libro non fosse dovuto alla chimica, gli alberi che sono fuori non fossero dovuti alla chimica. Questi sono pensieri superstiziosi per me, quindi vedi che il pensiero magico non è affatto in declino, secondo me, ma il pensiero magico trionfa nelle società in cui noi viviamo. Nell'Ottocento c'era lo spiritismo, che esatto, era diffuso in tutte le... D'accordo. Tutti gli scienziati, tutti credevano allo spiritismo, insomma. Certo. E adesso non c'è più. Sì, sì. Tu sei ottimista, vedi. Ho una domanda anch'io. Qualche anno fa, Richard Dawkins, che comunque è stato molto, come dire, prolifico di varie idee potenti della biologia, in un TED Talk portava avanti l'idea che, insomma, dal punto di vista evolutivo, anche l'educazione a credere a qualcosa che ti raccontano, insomma, sia stata in qualche modo favorita, selezionata positivamente. I piccoli umani nascono molto immaturi, se imparano a fidarsi del genitore che gli dice quello che fare, sopravvivono molto più facilmente che se valutassero in modo critico quello che succede, no? Quindi non è solo la teleonomia, ma anche l'imparare a, in qualche modo, ascoltare quello che ti viene insegnato. E quindi in quest'ottica lui diceva:
Sì, quello che succede è anche che per noi è molto facile imparare una verità, quella che in quel momento va di moda, ci insegnano, ce la dicono a scuola, ce la raccontano, è molto difficile sviluppare il pensiero razionale, quello basato sulle evidenze, quello in cui ogni volta devi mettere in discussione, ok? E quindi la conquista, come dire, del pensiero critico è una grossa fatica che dobbiamo fare ogni giorno. Quindi mi chiedevo se i vostri studi, diciamo anche proprio di psicologia comparata, eccetera, supportano un po' questa cosa che lui ha proposto più che altro come un'idea che c'era in quel momento e che appunto darebbero, ci direbbero quello che dobbiamo fare, educare i ragazzi sin da piccoli, sì, ma non a raccontarvi qual è la versione giusta della scienza, ma a non dimenticarsi mai di fare tutto basato sulle evidenze, di distinguere quello che è falsificabile da quello che invece in qualche modo è soltanto una teoria, un'ipotesi che abbiamo in questo momento, perché la grossa fatica per tutti noi è proprio uno dei un po' delle caratteristiche evolutive del nostro cervello non è soltanto di avere dei pathway già pronti che seguiamo, come quelli che hai raccontato tu, ma anche quella di tendere a credere a quello che ci raccontano piuttosto che fare la fatica di basarlo sulle evidenze. Mi chiedevo se voi avete qualche dato di questo genere. C'era anche. No, volevo completare il discorso dicendo che per il semplice fatto che sia una teoria falsificazionista e non... Cioè, non è che la teoria falsificazionista di per sé sia la migliore delle teorie. Noi abbiamo bisogno anche di altre teorie. Per esempio, ci sono state metafisiche feconde, tipo l'alchimia che ha prodotto la chimica, per esempio, che poi sono diventate scientifiche. Per cui io non sarei così detrattore di tutte le teorie non scientifiche. Non si sa mai poi il possibile sviluppo, la possibile evoluzione di tali teorie. Sono d'accordo in linea di principio, mi piacerebbe avere qualche esempio di teorie non scientifiche di cui discutiamo oggi che potrebbero in futuro, perché è vero che ci sono metafisiche influenti che hanno avuto un ruolo molto importante, Popper lo diceva, hanno detto tanti filosofi di scienza, questo è molto vero, però diciamo, come dire, qual è il paradosso? È che le metafisiche si confrontano non su un piano scientifico e quindi lo puoi vedere soltanto a posteriori, che tipo di effetto positivo o negativo hanno avuto su una teoria scientifica. Fatto sta che quella teoria scientifica devi comunque sottoporla al vaglio appunto di un controllo, di predizioni rischiose. Rispetto a quello che dicevi tu, penso che Dawkins abbia ragione. Aggiungerei però un fatto che, se non ricordo male, in quella provocazione lui non aggiungeva. Il fatto che noi siamo attratti dalle narrazioni è un dato corretto, anche perché noi oggi abbiamo modelli che si chiamano di cultura accumulativa, dove vedi proprio che si basa su questa idea dell'importanza del seguire una narrazione. Però tu puoi, nel senso che lo facciamo, lavorare anche con i bimbi piccoli con narrazioni alternative, per dire che non è che noi dobbiamo sradicare l'idea che abbiamo una mente narrativa, ma esporre per esempio i bimbi a delle narrazioni alternative, che è quello che facciamo in tanti nostri laboratori. Quindi gli fai vedere l'evoluzione umana come è tratteggiata nel Ponte Darwin qui a Padova, una grande narrazione progressionista, gli fai vedere una narrazione alternativa, loro le mettono in discussione, le confrontano e poi si fanno la loro idea. Tu gli dai i dati e poi loro imparano a discutere. Quindi non è che dobbiamo sradicare o eliminare, vedo che sia sempre molto radicale, no? Noi abbiamo una mente da storyteller, si tratta di usarla in modo intelligente, non in modo dogmatico, e questo è il punto. Grazie intanto per la bella discussione e anche quello che ha preceduto. Io volevo solo fare alcune provocazioni e delle domande che si nascondono dietro queste provocazioni rispetto all'ultima parte della chiacchierata, tra virgolette. La questione dell'educazione, una questione sensibile per me, ormai io sono insegnante e quindi ho visto anche altre facce qua dentro. Capisco il discorso della precocità e non è che lo capisco solo io, però lo capivano anche, no? E la mia preoccupazione è oggi è talmente ben capito che si sta dismettendo la scuola pubblica laica, no? E allora la preoccupazione è come fare, no? A fronte di questa, di questo fatto, no? Che si può cambiare, ma per farlo bisogna veicolare un'educazione precoce, se non sei, come dire, su un piano in cui l'educazione è garantita o non più garantita. B, la questione delle credenze, condivido appieno e lo sposto su un altro piano. Tra le nostre credenze più terribili, voglio dire, ci sono tutte le credenze economicistiche, no? Di tutte le radici. E su quello appunto non parliamo di religione, oppure parliamo di religione, basta che decidiamo se stiamo usando un linguaggio metaforico, figurativo o comunque scientifico.
E questo porta e continua a portare, no, dei problemi non indifferenti su... e per farlo sto un fatto, no? Si dice e si continua a ripetere che siamo fermi al 1994, no? Ma io non credo che nessuno qua dentro che abbia vissuto il 1994, no? Come persona cosciente di essere al mondo, ricordi, no? Un 94 così tremendo, no? Da un punto di vista, si dice che c'è lo stesso PIL, lo stesso, ecco, quindi qualcosa nel, dovrebbe scatenare un pensiero, no? E invece in tutto questo tempo raramente io ho visto, ho sentito persone riflettere sul fatto se la ricchezza è la stessa, perché ci sentiamo e oggettivamente ci sono persone che stanno peggio. E anche perché siamo fermi, cioè non è che siamo aumentati in Italia, parlo come esempio che porto, no? Come numero di abitanti non siamo aumentati, se la ricchezza fosse la stessa dovremmo stare almeno male quanto allora. E ultima nota era questa cosa che riguarda, torno sempre alla scuola, sono d'accordo sul pensiero, ma non sono assolutamente d'accordo sull'intervento fatto prima, il signore non conosco, io sono Gianluca comunque. Una delle ragioni forti per cui esiste ancora in Italia, ma non solo in Italia, la religione a scuola, possiamo chiamarlo come vogliamo, la religione a scuola, ed è condivisa da persone anche laiche, anche non religiose, eccetera, è la questione morale. È la questione morale. La questione morale perché o non si conosce o non so a cosa si attribuisce ai valori laici della nostra Costituzione, no? Ma c'è questo fraintendimento, no? Ed è uno degli argomenti che spesso c'è, senza la religione dove vanno i valori, al di là del fatto che mi sembra chiaro da quello che è esposto lei, insomma, non è che sto qui a ripeterlo, che non, tutti i gruppi e tutte le credenze hanno i valori, esprimono sia valori positivi che valori negativi, però di fatto questo è un argomento. Ora, smontarlo e capire come riprendersi un'istruzione pubblica o privata ma laica, questo è un passaggio che io non so agire adesso. Grazie. Ma guarda, faccio fatica a risponderti perché sono molto simpatico con quello che hai detto, sono molto d'accordo. Dico tre spunti. Secondo me è molto vero che la scuola avrà sempre di più un ruolo estremamente delicato di argine, io direi, rispetto a quello che sta succedendo là fuori, e di educazione civica, nel senso alto del termine, perché è verissimo, l'ho sempre notato anch'io, e cioè, mi è capitato di scriverci diverse volte, noi diamo per scontato che non possa esistere una, lo diamo quasi per implicito, che non possa esistere un'elaborazione etica alta non religiosa. Quando questo in realtà è un filone fondamentale della filosofia moderna, voglio dire, basta soltanto tornare e capire che cosa sono stati alcuni grandi pensatori della modernità. E bisogna continuare a riaffermare questo fatto ovvio, che così come esistono sistemi morali centrati su un'idea trascendente di un valore che ha un fondamento esterno alla nostra vita sociale naturale, così possono esistere etiche altissime che sono prive di questo riferimento e sono totalmente laiche. Io voglio ricordare che al termine della mattanza della Seconda Guerra Mondiale, Homo sapiens è stato capace di scrivere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che dice alcune cose estremamente innaturali, così come per esempio il fatto che ogni uomo o donna nasce libero, uguale, portatore di uguali diritti e così via. Quindi perché non possiamo continuare a difendere questi valori laici e religiosi? Secondo, la scuola è l'unico posto che io conosca dove, perché nel dibattito pubblico sui giornali non si può fare, in cui si potrebbe ragionare serenamente contro questa frase che io trovo oscena, che è non ci sono alternative, e parlo naturalmente dei modelli di sviluppo. Frase oscena, perché se c'è una cosa che ha permesso a Homo sapiens di arrivare qua è quello che è sempre stato capace di inventarsi delle alternative, di trovare delle alternative, di esplorare delle alternative. Quindi questo è un altro scandalo secondo me. Terzo, la scuola, se ci pensate bene, è l'unico posto in questo momento in cui si possa ragionare con i ragazzi, con i bambini, su un'altra parola che è completamente scomparsa dal dibattito pubblico, che è lungimiranza.
Oggi ci sono dei problemi come il riscaldamento climatico, le diseguaglianze globali e via dicendo, che richiedono delle azioni che travalicano completamente l'orizzonte dell'interesse politico delle nostre classi di governo. Sono problemi che trascendono completamente la logica di un politico che ha bisogno di farsi eleggere fra 3 anni o fra 5 anni, ma che richiedono una capacità razionale e lungimirante di prendere delle decisioni oggi che, se tutto va bene, avranno degli effetti positivi sui miei figli e sui miei nipoti. Ora, questo è molto difficile, perché noi abbiamo delle etiche della prossimità, noi ci interessano le cose che viviamo adesso e che percepiamo vicine nello spazio e nel tempo. Questo invece è un impegno in cui tu devi esercitare la lungimiranza. Anche questo è uno sforzo razionale e cognitivo che soltanto a scuola possiamo cercare di impostare con i nostri ragazzi, secondo me. E vedi che è completamente scomparso anche questo, esattamente come l'idea delle alternative nel dibattito pubblico. Ci sono oggi, la cosa che mi impressiona, oggi nel dibattito pubblico nazionale e internazionale ci sono dei rimossi di cui nessuno parla più. Riscaldamento climatico, siamo stati tutti contenti perché la COP21 e poi la COP22 si sono messi d'accordo per degli impegni non vincolanti, non quantificati sulla riduzione dei gas serra. È ridicolo rispetto a quello che ci aspetta nei prossimi decenni, pure siamo tutti contenti. E poi naturalmente i cinesi e gli indiani ti dicono, ma scusa, tu che le hai usate fino adesso ti dici a me che non li devo usare, ma perché? Capisci che tutte queste dinamiche globali hanno bisogno di un pensiero lungimirante. Dove lo coltivi questo se non a scuola? Io non vedo nessun altro posto. Quindi fate il mestiere più difficile e più importante del mondo. Facciamo, perché poi anch'io ho i miei un po' più grandi che mi arrivano. Salve. Vorrei ricollegarmi a quello che diceva poco fa il professor Pivani riguardo al fatto che, specie in internet, ma anche insomma, si assiste a una sorta di nascita di nuovi misticismi o varie superstizioni. Volevo cercare di fare una riflessione. Secondo me questo si ricollega in maniera molto netta al problema darwiniano che è quello che mette in discussione molto la posizione, potremmo dire, dell'uomo nel cosmo. Ecco. Secondo me si potrebbe ritenere che proprio perché la scienza e tutte le scienze, non soltanto la biologia ma anche le altre, hanno molto decentrato questa posizione, in un certo senso è sorta anche proprio il bisogno, come di riaffermarla. Per cui in un certo senso, prendo come esempio la medicina omeopatica o cose di questo tipo, perché è diventata molto popolare, soprattutto in internet? Perché ad esempio insiste molto sul fatto che il soggetto alla malattia può, volendo determinate cose o agendo in un determinato modo, poi giungere alla guarigione. Questo è un esempio semplice, ma ne potrei fare anche altri. In un certo senso anche il discorso dell'intelligent design e il ripetere magari strenuamente certi argomenti come quello dell'occhio, della complessità di certe funzioni, hanno un po' come fine quello di dire che si è in qualche modo importanti. Vorrei dunque dire una seconda cosa. Secondo me è vero che è importante fin da piccoli, diciamo, far progredire l'atteggiamento scientifico, però in un certo senso, spero di non dire una così come una contraddizione, però anche come una fiducia strenua, ferrea e assolutamente eccessiva, anche in certe scoperte scientifiche può a sua volta diventare una sorta di nuovo fondamentalismo. Perché lo dico? Perché se c'è una cosa che l'atteggiamento scientifico, filosofico, comunque potremmo chiamarlo atteggiamento critico, insegna, è proprio che l'attività razionale in quanto tale è l'esercizio di un dubbio. E questo secondo me è la cosa più difficile. Anche magari, perché così come è vero che spopolano misticismi vari, soprattutto su internet è ormai ubiquo il fatto l'ha detto la scienza, X o Y, e come tale è per forza vero, quando così non è. Quindi in un certo senso, secondo me il compito anche futuro, sia per scienziati che per filosofi, insomma, è cercare di divulgare, cercare di riconcettualizzare, potremmo dire, in un mondo naturalizzato, il ruolo che può avere l'uomo con i suoi valori e tutto, diciamo, il complesso di attività anche simbolica che lo rende tale. Finisco dicendo che, ad esempio, se noi facciamo una critica alla narrazione e alla mente come storyteller, questa va benissimo, però in un certo senso, e direi necessariamente, anche il nostro dire che la mente è uno storyteller è una storytelling,
ciò che la differenzia non è il suo esserlo o non esserlo, ma è il saper argomentare. Questo è il discorso. Per cui se la divulgazione è a sua volta un dogmatismo, non dico che lo sia, se lo fosse, sarebbe comunque un problema, anche se rivestito delle vesti nobili del pensiero scientifico. Sì, sì, sono totalmente d'accordo, assolutamente. E noi abbiamo un presupposto, noi intendo, non lavoriamo sui laboratori, facciamo progetti didattici, partiamo da un presupposto fondamentale che è molto vicino a quello che dici tu e che è un antidoto per evitare questo rischio. E cioè che la scienza non va mai insegnata per i prodotti che produce, che i suoi risultati, come un insieme di catalogo di cose già fatte, già costituite, ma va sempre insegnata come un processo e come un metodo di acquisizione razionale, scettico, scetticismo sistematico, che fa sì che i risultati siano sempre tendenzialmente provvisori, quindi progressivamente corroborati, ma sempre tendenzialmente provvisori. Popper diceva: la scienza non sta sul cemento, ma sta sulle palafitte. È difficile questo, naturalmente, da condividere, anche questo è un po' controintuitivo, perché la scienza è un sistema in cui, mettendo in discussione le tue idee, accumuli sempre più conoscenza. Noi oggi sappiamo incredibilmente più di quello che sapevamo 20 anni fa in campo scientifico, ma abbiamo imparato a sapere di più mettendo in discussione quello che sapevamo prima. Sembra un paradosso, ma è esattamente questo che va insegnato ai ragazzi. L'esercizio del razionalismo critico, che però poi ti produce conoscenza. Quindi hai ragione, sarebbe una contraddizione in termini insegnare la scienza in chiave divulgativa, o anche, aggiungerei, troppo paternalistica, come molte volte abbiamo fatto, no? Io che so le cose te le insegno a te che non le sai. È il primo errore fondamentale da non fare nell'insegnamento scientifico. Sono d'accordo. Ultimi 2 o 3 interventi. Abbiamo già uno qua, uno là. Prima ho notato che lei ha detto, parlava, che noi evolviamo come prede. E questa affermazione, diciamo che è intuitiva, perché ci basta pensare che noi non abbiamo mai avuto i denti come i predatori o le unghie, e non abbiamo mai avuto il veleno dentro i nostri denti. Noi siamo sempre stati prede, nasciamo prede. Però a un certo punto della nostra storia qualcuno si è inventato le armi, e con le armi noi siamo diventati predatori. Da prede abbiamo potuto diventare predatori. Se non fossero state inventate, probabilmente ci saremmo estinti, perché eravamo anche prede lente, tra l'altro, a 2 zampe in confronto a tutti i predatori che ne avevano 4. Per cui questa questione a me sembra molto importante, perché se noi siamo animali sociali, possiamo immaginare come erano le nostre relazioni al tempo in cui noi eravamo prede, che rischiavamo in ogni momento di essere sbranati vivi, insomma, come è successo del resto prima che ci inventassimo le armi, e quali potevano essere le nostre relazioni a quel tempo. Per cui anche il discorso della malvagità dell'uomo, che viene tanto sbandierata da certe religioni, mi sembra fasulla. Intuitivamente noi possiamo pensare che non eravamo così cattivi, non avevamo la possibilità di essere cattivi. Sì. Sono d'accordo, nel senso che io ho fatto quel riferimento alle prede perché molto spesso in letteratura, in passato, si trovava questa idea che le nostre capacità di cooperazione fossero dovute a un aspetto attivo, soprattutto per la caccia. Quindi siamo dei bravi cooperatori perché ci conviene per la caccia. In realtà quello che noi oggi sappiamo dai dati è che noi siamo cacciatori attivi da un lasso di tempo molto breve, molto stretto, proprio da quando abbiamo imparato a cacciare in gruppo con strumenti, che siamo cacciatori attivi sostanzialmente noi sapiens e poche altre forme umane molto recenti, ma che tutta l'epoca evolutiva precedente in cui si radica la nostra evoluzione come genere homo, il nostro problema, come ha detto una volta Ian Tattes, non era alzarsi la mattina e decidere cosa mangio oggi, ma il problema era vedere di non farsi mangiare oggi. Quindi abbiamo imparato che le attitudini cooperative che abbiamo noi non erano di attacco, ma di difesa. E questo cambia un po' le cose, perché per varie ragioni in campo etologico gli adattamenti difensivi hanno delle caratteristiche diverse, che sono proprio quelle che si riscontrano oggi nei modelli che abbiamo oggi dell'evoluzione sociale umana. Quindi è cambiato un po' il paradigma. Qualche anno fa è uscito un libro molto bello che non sono riuscito a tradurre in italiano, che era Man the Hunted, l'uomo cacciato, perché 30 anni fa era uscito il libro Man the Hunter, cioè l'uomo cacciatore, con questo paradigma dell'uomo cacciatore. E in questo libro invece un gruppo di etologi finalmente ha messo in fila tutte le evidenze del fatto che noi siamo l'uomo cacciato,
preda, non predatore. E questo ha cambiato un po' la prospettiva, nel senso anche che diceva lei. Buonasera, innanzitutto ringrazio chi ha organizzato, ringrazio lei perché la conferenza è stata veramente estremamente interessante. Poi mi scuso perché io sono assolutamente profana della materia e quindi ho dei dubbi in generale, anche questa sera mi sono venuti dei pensieri probabilmente rozzi, però insomma ho deciso di approfittare della sua presenza per proporli comunque. Parto dalla domanda che lei retoricamente aveva posto all'inizio, chiedendosi come mai la teoria darwinista avesse tanta opposizione. Lei ha spiegato perché secondo lei questo è, e mi ha convinta assolutamente, però lì per lì mi era venuto da pensare anche che questa teoria dell'evoluzione permette anche di pensare che ci sia un cambiamento possibile, e questo, se riportato al piano sociale, può dare disturbo quando si voglia che invece l'ordine sociale si mantenga tale qual è. Questa introduzione la faccio per riportare quello che è il dubbio che io volevo proporre sulla questione di genere, donna e uomo, perché nel discorso dominante, volgare, ma non solo in realtà, continua a rimanere un dogma inossidabile, ovvero sia che ci sia una consustanziale differenza tra donna e uomo. Ora, io questo non riesco a crederlo, non riesco a sopportarlo per tantissime ragioni, però comunque a un certo punto, essendomi trovata io stessa nella contraddizione di assumere comportamenti che si attribuiscono a stereotipi femminili, mi è venuto da pensare, ma può darsi il caso che un'educazione millenaria inculcata con la violenza si sia, che come quella è stata quella femminile, si sia trasformata in qualche modo in un sistema, in un patrimonio genetico anche. Io ho sentito parlare di epigenetica, che forse torna a caso in questo senso, e per questo anche in un contesto evoluto come il nostro si vede donne, che è capitato pure a me, e uomini, poi non parliamo poi degli uomini, che continuano a riprodurre comportamenti che si attribuiscono ai generi come un portato naturale, no? E biologico. E se così fosse, se si può dare questa cosa, ovviamente questo darebbe anche l'idea che tutto si può cambiare, come io credo sostanzialmente. Grazie. Beh, è bello, sono d'accordo, nel senso, però non è necessario ricorrere all'epigenetica per giustificare questo, perché l'epigenetica naturalmente è un campo di studi importantissimo, che per chi non lo conosce, insomma, riguarda tutti i meccanismi di regolazione non genetica, ma appunto epigenetica, tipo chimico, che permettono modulazioni, regolazioni diverse dei geni senza cambiamenti di sequenza del DNA. Però non è necessario questo, nel senso che l'evoluzione umana è l'evoluzione molto particolare, perché noi siamo una specie che modifica costantemente l'ambiente attorno a sé, naturale e sociale. E questo significa che chi viene dalla generazione successiva è nativo di un ambiente che noi stessi abbiamo modificato. Lo vediamo anche con i nostri figli, che sono nativi di un ambiente tecnologico e culturale profondamente diverso dal nostro. Se lei somma questo fatto che noi siamo dei costruttori di nicchie, cioè continuiamo a costruire e a cambiare la nostra nicchia ecologica in senso lato, lo associa al fatto che noi abbiamo un cervello che si sviluppa per 2/3 dopo la nascita e quindi che ha una plasticità di sviluppo fenomenale, non c'è bisogno di epigenetica, nel senso che è chiaro che stereotipi dominanti dal punto di vista sociale plasmano e condizionano il nostro ambiente per molto tempo e possono letteralmente modificare il nostro cervello, il nostro modo di pensare. Stanislav Dehaene, che è un grande neuroscienziato, ha pubblicato l'anno scorso degli articoli bellissimi dove fa vedere che il cervello, non c'entra con le questioni di genere, ma è la stessa cosa, stesso esempio, il cervello di persone che hanno imparato a leggere e scrivere, che è un comportamento estremamente recente nell'evoluzione umana, un paio di secoli, non di più, per un'esigua minoranza peraltro, è biologicamente un cervello diverso da una persona che non ha mai imparato a leggere e scrivere. E questo è un esempio molto importante, perché leggere e scrivere è un comportamento culturale, non ha niente di biologico. Il nostro cervello non si è certo evoluto per leggere e per scrivere 2 milioni di anni fa, però è capace di farlo. Nel farlo cambia, viene plasmato da quel comportamento. Pensa che addirittura è uscito un paper dove si vedono delle differenze in base al tipo di lingua nativa di un certo cervello anziché un altro. Per ideogrammi, senza ideogrammi, cambiano alcune mappe neurali. Quindi
vedi chiaramente che il nostro cervello è così plastico da poter essere, come dire, condizionato dall'ambiente in cui nasce, biologicamente condizionato. E questo è un altro di quegli esempi che ti fanno vedere che è inutile continuare a pensare che la biologia e la cultura siano due mondi incommensurabili, perché in questo caso hai un comportamento culturale che cambia la nostra biologia. Quindi vedete che sono diventate più permeabili queste dimensioni. Per quanto riguarda le questioni di genere, guarda, io ricordo sempre una cosa molto importante. È vero che l'evoluzione, come dici tu, potrebbe essere scomoda perché ci dice che tutto può cambiare, ed è vero, ma lo è ancora di più per un'altra ragione, secondo me, perché ti dice che la diversità che conta non è la diversità per categorie o per essenze. Quello che Darwin ti insegna è che la diversità che conta è la diversità individuale, è il soggetto singolo che è il portatore della differenza. E lui, il soggetto singolo, o lei, ha poi delle stratificazioni di sue peculiarità, tra le quali le differenze di genere. Questo, secondo me, toglie molto fuoco a tanti dibattiti che ci sono sulle questioni di genere. E secondo me questo, per esempio, è un tema biologico. Diciamo, prima si citavano la biologia che può unire. Questa è un'affermazione che viene da un biologo che ti può dare una chiave di lettura interessante anche su un tema invece di carattere culturale e sociale. Quindi l'essere maschio e essere femmine è un caleidoscopio di diversità dentro queste categorie. Faccio fare gli ultimi due interventi, ti chiedo di rispondere a tutti e due alla fine, yes. Così chiudiamo gli interventi. Volevo fare una domanda, chiedo più che altro l'opinione, la sua opinione su un paio di questioni che riguardano la scienza attualmente, ma sono sempre state presenti comunque nella scienza che nel passato, ma che secondo lei in questi ultimo decennio più che altro si stanno ingigantendo. Io sono stato ricercatore per qualche anno all'università, poi a un certo punto ho cominciato a insegnare a scuola, attualmente insegno matematica e scienze del medio. Però una cosa che mi ha sempre impressionato, che mi impressiona ancora sempre di più attualmente, è che tanti scienziati, o presunti tali secondo me, come diceva lei prima, non vanno più alle fonti originarie del pensiero scientifico, per motivi anche oggettivi, nel senso che l'accumulo del sapere in questi ultimi decenni è stato enorme, per cui la gente non ha neanche più il tempo di andare a cercare le cose come erano. E questo me l'ha fatto notare, tra l'altro, anche un mio carissimo amico, grandissimo ricercatore che fa veramente ricerca, che pur non proprio nel suo campo, però sta portando avanti un pensiero che difforme rispetto alla maggioranza e che è osteggiato in tutti i modi possibili e immaginabili, senza dare nessuna risposta scientifica alle sue obiezioni. Questo è uno dei due problemi, secondo me, grossi. Il secondo è quello che siamo in un mondo in cui la rendicontazione e il delirio valutativo in cui siamo immersi sovrastano ormai la produzione stessa di conoscenza. Per cui succede che i ricercatori, per ricevere la sovvenzione, devono continuamente pubblicare. Ovviamente facendo ciò si espongono anche alla scrittura di stupidaggini. E non è un caso che Darwin ci abbia messo tutto quel tempo per scrivere quello che ha scritto, perché, come giustamente diceva, si è posto continuamente dubbi, si rispondeva, si poneva critiche, ascoltava le critiche, e prima di scrivere una cosa nero su bianco, su carta, ci ha pensato per decine di anni. Oggigiorno un articolo viene pubblicato a volte dopo aversi pensato, se no, due giorni o una settimana, a dir tanto. E questa cosa, secondo me, è una delle cose più perniciose e pericolose nella scienza moderna, che si sta portando, secondo me, su una strada abbastanza pericolosa e che può comportare anche dei grossi problemi, non solo a livello scientifico, ma anche tutte le ricadute che se ne possono avere poi a livello societario. Io mi chiedevo quanto democratica deve essere la scienza. Per esempio, si fa un talk show che parla dei vaccini, ma uso i vaccini, potrei usare un'altra cosa, un altro argomento, e si invita uno scienziato, un medico, che porta avanti con materiale, con prove scientifiche, l'efficacia dei vaccini. Bisogna per forza
invitare una controparte che porti avanti l'idea che i vaccini facciano male e non portando prove scientifiche della cosa? Bellissima domanda. Allora, sulla prima me la cavo facilmente, nel senso che sono totalmente d'accordo con lei. Ho scritto, ma no, mi dispiace rimandare, però basta andare sul web, un articolo molto lungo, è uscito anche su ROARS, il sito che si occupa dei dibattiti sull'università, dove elenco tutti questi problemi che sono emersi recentemente legati proprio all'eccesso di pubblicazioni e alle conseguenze che questo può portare, questo problema molto serio che diceva lei, quindi sono perfettamente d'accordo. E anche sul fatto che non si torna più alle fonti, verissimo, perché è talmente veloce l'accumulazione di nuove conoscenze tecniche, è talmente veloce la pioggia di dati massivi che arrivano, che uno non torna, che uno non fa più ipotesi qualitative su quei dati e quindi non torna più a rifarsi le giuste domande a partire da quei dati. Questo è un serio problema. Devo dire che in questo non siamo messi noi peggio di altri, perché la scuola scientifica italiana comunque resta quella ancora oggi più qualitativa e più attenta, però è vero che questo è un problema. Se tu vai a vedere cosa esce di paper, non so, in Cina, in Corea del Sud, in questi paesi, escono delle cose che gridano, dati puri, senza alcun tipo di domanda scientifica dietro, dato puro esce ormai. Mentre una volta si diceva che per fare un paper scientifico devi farti una domanda scientifica, cercare di fare un esperimento, darti una risposta, no, adesso invece dati, senza una cornice di riferimento, quindi questo è assolutamente vero, e quindi rimando a quel testo, poi mi dici cosa te ne pare. Sulla seconda domanda la risposta è no, la scienza non è democratica in quel senso, nella maniera più assoluta, perché tu in quel caso lì intendi scienza come un talk show televisivo, cioè un confronto di opinioni, la scienza non è questo, quello è un errore madornale, non è un buon giornalista chi organizza un talk show in cui c'è da una parte il consenso diffuso in ambito scientifico e dall'altra una voce al di fuori dell'ambito scientifico. Ed è anche scorretto, si è fatto pure, prendere uno scienziato che ha una posizione che corrisponde al consenso generale su un dato problema, che è provvisorio, è sempre in evoluzione, ma è il consenso della comunità scientifica in quel momento su quel problema, e gli contrappone uno scienziato eterodosso, basta cercare bene, lo trovi sempre, con una posizione opposta. Anche questo è scorretto, perché dai l'impressione al pubblico che la scienza sia divisa a metà tra due posizioni. Perché succede questo? Perché i giornalisti scientifici, soprattutto in Italia, non hanno un riferimento istituzionale, autorevole, indipendente e terzo, che dica loro qual è lo stato dell'arte in evoluzione di un dato problema scientifico. In altri paesi c'è. Da noi invece i giornalisti cosa fanno? Chiamano me, perché conoscono me e prendono il mio punto di vista. Poi chiamano quell'altro, si fa tutto per amicizie, mentre un giornalista serio, quando ha bisogno di una fonte su un dato problema, deve avere una sorgente autorevole in campo scientifico che gliela filtra e gliela fornisce. Adesso piano piano ci stiamo lavorando, però questa è una grossa mancanza che ha il nostro paese. Non abbiamo una Royal Society, non abbiamo una National Science Foundation, abbiamo bisogno di queste istituzioni terze, indipendenti dalla politica, autonome, che siano una voce critica, naturalmente, della comunità scientifica e autorevole. E ti dicano, guarda, vuoi sapere sui vaccini cosa sappiamo oggi? Chiedimelo e io ti presento in modo critico e qualitativo che cosa sappiamo oggi su quanto fanno male i vaccini. Ma ti dico anche, da comunità scientifica, che sostenere che i vaccini fanno venire l'autismo è una truffa per la quale chi l'ha proposta è stato radiato dall'ordine dei medici inglesi. Questo va detto ed è un dato di fatto e punto, non è che si va avanti a discutere di questo, punto. Così come, dico solo questa, l'Italia deve imparare una cosa fondamentale. Prima abbiamo parlato di falsificazionismo, di Popper. No, la scienza, il metodo scientifico ha delle regole fondamentali. Allora, diciamolo tutti, condividiamola questa cosa. Se domani viene fuori qualcuno che ci dice che c'è una nuova cura miracolosa, stamina per un certo tipo di malattie, noi gli facciamo una semplice domanda che è: dimmi il protocollo, dimmi come hai fatto e fammi rifare l'esperimento. Se quella persona ti risponde no, non ti do i dati, non c'è più niente da discutere, fine. Non c'è più niente da cui discutere, quello è un cialtrone sicuro. Cioè ci sono delle regole molto semplici che in altri paesi si applicano, che in Italia non so perché non si applicano. E così si infila in storie assurde come quella di Stamina, che poteva essere risolta alla radice. Non mi dai i dati,
fine del discorso, non si discute più. Non vai in nessun ospedale pubblico di questo paese se non mi fai vedere i dati. Molto semplice. Noi abbiamo una difficoltà culturale da questo punto di vista che dovremo prima o poi superare. Scusami.